Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati, puntata che già era iniziata fondamentalmente, mentre aspettavamo che finisse la sigla, stavamo parlando dell'esonero di Zanetti ad Empoli, non si sa ancora da chi verrà sostituito, si parla di Andrea Azzoli, diceva mister Di Lido che già vado a salutare. Ciao mister, buonasera al Buonasera, buonasera, padrone grazie. di casa del mercoledì che oggi si è spostato al martedì, Francesco Confuso orario, Rabona. confuso Sei orario. col fuso orario del Portogallo, bravo. Buonasera Buonasera a Francesco, tutti. Eccoci. e ben ritrovato in onda. Sono mesi e mesi che non ti avevo qua vicino a me. Diego Marino, ciao Ciao, buonasera, Diegone. ciao. E ormai sono uomo da campo. E tu sei uomo da campo, sei uomo della Dalla notte, lupa. lunedì sera ti stai divertendo con Ricomincio da te, la nuova trasmissione serale che assomiglia un po' a quello che è il nostro appuntamento di Di Maro e Castel di Sangro, lo fai alle 22 il lunedì sera. Diego Marino e un po' di amici. Allora, vi dico subito che è slittata la conferenza. Noi avevamo programmato tutta una bellissima giornata di eventi, perché dopo di noi dalle 18 finiamo noi, alle 18:15 arriva Carlo Alvino. E speravamo di darvi nella parte finale della trasmissione di Carlo Alvino la conferenza stampa di Rudy Garcia e Mario Rui. Ebbene, la conferenza è slittata, aereo in ritardo, quindi il Napoli arriverà in ritardo. Tenete presente anche che lì saranno le 20 quando c'è la conferenza, in Italia saranno le 21. Quindi la conferenza andrà alle 21, parla Garcia e Mario Rui. E noi ve la daremo sulle pagine social di Club Napoli, quindi andate sulla pagina Club Napoli Teleclub Italia alle 21 e partirà la diretta, perché c'è il nostro Gennaro D'Elena lì a Braga che appena è in arrivo a Braga, appena arriverà ci collegheremo anche con lui. Fra poco faremo due chiacchiere anche più tardi con mister Pasquale Daniello, quindi ci avremo un po' di parte tattica anche con lui, non solo con mister De Lido. Alle 16:30 apriamo le linee in modo da dare spazio ai tifosi che vogliono dire la loro. E poi, come vi ho detto, più tardi altri collegamenti con Gennaro D'Elena e Carlo Alvino dalle 18:15 fino alle 20:15. Ribadisco, la conferenza sarà in Italia alle ore 21. E la manderemo sulla nostra pagina Facebook, quella di Club Napoli Teleclub Italia. Come potete fare, mettete mi piace su Facebook e praticamente andate e poi la seguite, va bene? Quindi questo è diciamo, le cose da fare. Allora, io parto da Mister Di Lido, anche per rispetto e anzianità, tra virgolette. Lui è più giovane di te, Ma lo comunque. so che è più giovane di me, quindi non ti preoccupare, però Vabbè, calcisticamente, diciamo. Ecco, bravo, parliamo calcisticamente. Dove è finito il nostro Napoli, mister? Allora, diciamo subito che adesso la prima parte sarà un po' un'appendice di ieri, poi dopo cominciamo anche a lavorare su quella che è la partita con il Braga, perché si parla di novità, si parla di cambi, si parla di un po' di cose. Quindi partiamo un attimino con quello che è successo a Genova, anche se il Napoli poi alla fine l'ha ciuffata per i capelli. Vabbè, io già nelle altre trasmissioni mi dovrei ripetere, perché forse avevamo anticipato, perché noi parlavamo del fatto dal primo passo falso, che poteva, perché noi eravamo una squadra felice, quello che non è oggi, perché onestamente il Napoli è scomparso, non è più quel Napoli là. Quando dopo un ottimo primo tempo con la Lazio e poi abbiamo perso, ho detto vabbè, è un incidente di percorso, Certo, però dopo aver assolutamente. visto la partita di Genova, io incomincio a preoccuparmi, perché poi diciamo che io sono anche un tifoso malato del Napoli Beh, certo. e onestamente vedo delle cose che a me non piacciono. Il fatto del gesto di Kvara, Dichiara. perché onestamente un fuoriclasse, sì, è vero, tutti vogliono giocare, però a 3 minuti alla fine ci può stare, anche se dal mio punto di vista, logicamente, tecnicamente, Garcia, se tu giochi 20 minuti, riacciuffi una partita, fai 2-2, a questo punto devi cercare di vincere e devi far entrare Simeone, perché non puoi mettere Zerbini. Però chi lavora con i giocatori. E poi mi ha colpito quella parola che in un'intervista, se non sbaglio, ha detto l'ho visto bene e l'ho voluto premiare. Non è che fosse un messaggio, forse voi potete pure dire qualcosa su questa situazione, perché io
Io dico che il calcio è difficile ripetersi, e poche squadre hanno vinto due volte consecutive, a parte la Juve, però sappiamo tutti gli aiutini di quello che ci stava. Però già da questo momento, dopo 4-5 partite, stare in questa posizione e già con queste critiche, sappiamo che Napoli è una piazza passionale, sta sempre sul pezzo, però ci sono molte cose da rivedere, perché poi, diciamo così, agli errori di Garcia ci stanno pure il fatto che io posso sbagliare una formazione, posso mettere un giocatore fuori ruolo, però ne può sbagliare uno, ma no 7-8. E onestamente 70 minuti non era in Napoli. Poi la settimana scorsa abbiamo fatto un po' di critica al portiere per il suo carattere, non ci azzecca niente il carattere, però non parlare, stare zitto, già ti trasmette un po' di tristezza. Poi non esci e prendi quei gol, a lungo andare poi ti fa pure far capire che andiamo in quella tristezza proprio calcistica, ci passa quella voglia di dire ma che è successo? Dove stai il Napoli l'anno scorso? Perché onestamente il Napoli che fa due tiri in porto in una partita non si vedeva forse da 10-12 anni a questa parte. Non vorrei, per ultimo, perché non sto parlando di cose dette, sto parlando di un po' di polemica, non vorrei che torniamo indietro ai tempi di Ancelotti. Da buon intenditore poche parole, perché io il calcio ne ho fatto e perché qua non esiste un generale che vincono le guerre senza esercito. Bravo, senza Bastano due o tre esercito, no? giocatori che non sono contenti, perché io a volte io ho sempre detto che Napoli è una squadra felice. Felice, E certo. ripeto il fatto di Lozano quando a Milano ha segnato e non si abbracciava, mentre un minuto entrava un giocatore, si abbraccia ogni gol tutti insieme. Vedo una squadra dalla felicità, sono passata alla tristezza. Stiamo parlando di altre cose, però il Napoli deve vedere che deve fare, perché comunque così non possiamo andare avanti. Hanno ragione i tifosi a lamentarsi, però qualcosa si deve fare, onestamente, perché così non va bene. Allora, intanto ricordiamo che oggi è San Gennaro, auguri a tutti Gennaro, patrono di Napoli. Noi siamo in onda normalmente, anche se diciamo a Napoli è una giornata di festa, ma siamo sicuri che tanti tifosi oggi, che quelli che sono a casa, che casomai non sono al lavoro, o chi non, gli studenti che poi non sono andati a scuola, possono tranquillamente seguirci. 342 38 12 922 per i vostri messaggi WhatsApp. Alle 16:30 più o meno apriremo le linee. Quindi 5067764, vi ricordo la nostra diretta sulla pagina Facebook Club Napoli, Teleclub Italia, mettete un mi piace e interagite con noi anche sulla nostra diretta, come dico io, spammate, spammate, spammate. Diego Marino, hai spammato? Bravo, mi fa piacere. Allora, Franci, che è successo? Dove sta il nostro Napoli? Ripeto, noi non facciamo la critica perché dobbiamo urlare. Ieri so che nelle trasmissioni del lunedì si è detto tutto e il contrario di tutto, ma io lo ripeto, non voglio entrare nelle vicende polemiche. Noi siamo qui ad analizzare, lo facciamo con allenatori, con direttori sportivi, con giornalisti. Fra poco ci colleghiamo con il mister Daniello. Cioè, tanto, tanto calcio da parte nostra. Che è successo? Che sta succedendo? Non lo so, dimmi tu. Allora, purtroppo ogni anno ci sono dei problemi. Quando si vince, i problemi vengono nascosti. Non si vedono, dici tu. Sì, è sempre così. Allora, io all'inizio stagione televisiva dissi che per me bisognava stravolgere un po' la squadra, perché al primo problema nascono i malumori. Allora, Elmas pretendeva la titolarità. Zielinski ormai per me, anche se sta giocando bene, aveva dato tutto. Per me era importante comprare Vega. Osimhen non vede intorno una squadra competitiva. Fin quando la squadra cerca di mantenere, lui mantiene. Come crolla, crolla anche lui. Difensivamente, hai preso Nathan, non puoi metterlo in panchina per 3-4 partite. Allora, Però è pronto, Sonato. Mo domani gioca, è pronto. Io non voglio mai. Io domani spero che il Napoli vince 10-0 con il Braga, con tripletta di Nathan. Va bene? non voglia mai un errore di Napoli. Eccolo, Però, vedi? Eccolo allora, qua. dobbiamo essere Non bravi voglia noi. mai. Dobbiamo essere noi bravi a rasserenare gli animi, perché l'errore ci può stare, soprattutto se un calciatore lo tiene in banchina per 4 partite. È un calciatore che per me è importante. È normale che un calciatore poi gioca, non ha il ritmo, non ha ancora la condizione, perché non gioca da un mese e mezzo titolare. Allora di cosa vogliamo parlare? Garcia, da parte sua, io sto dicendo restiamo calmi perché
Secondo me Garcia neanche conosce il gruppo, né tecnicamente e né mentalmente. Però Franci, siamo a settembre, è iniziato il campionato da 4 partite. Ma non è che lo conosci così. Ascolta, l'anno scorso Spalletti è partito subito forte i primi due anni? No, il primo anno no. Secondo no, allora no, partivano tutti e due anni. No, il Napoli partì forte anche il primo anno. Non proprio il primo anno. Ma sai neanche, neanche il secondo, questa cosa, non neanche me lo ricordo. Secondo, però vabbè, dopo vediamo. La stagione del Napoli. Dopo vediamo. Diciamo che il primo anno da malato, da tifoso, l'ho seguito. Il primo anno diciamo, è stato un ottimo campionato, però ci siamo persi nel momento cruciale, perché su 3 partite abbiamo preso un punto e lì è stata la svolta per il Milan. E perché invece l'Inter perse a Bologna e il Milan ha vinto lo scudetto. Ma noi, se quelle 3 partite, che se non sbaglio, Empoli, Fiorentina e Roma... Se noi prendevamo 5 punti quella partita, potevamo vincere. Allora, questo è il primo anno? Allora, il primo anno siamo partiti forte e abbiamo finito male. Il secondo anno invece... Allora, Napoli-Venezia 2-0. Vincemmo a Genova, vincemmo con la Juve. No, ragazzi, questo è il Napoli partì forte il primo anno. Il primo anno partì forte e finì male. 4 e poi finì male. Sì. Hanno ragione, sì, hanno ragione. Il primo anno che partì forte... E finì male. Ragazzi, il Napoli fece 8 partite con 8 vittorie consecutive. Abbiamo fatto bene, però le 3 partite cruciali del campionato a 7-8 giornate alla fine. Quell'Empoli, Fiorentina e Roma. Ne abbiamo preso uno solo. Lo so, Empoli, Fiorentina e Roma. E Fiorentina. Erano 8 vittorie, pareggio con la Roma e poi Secondo anno abbiamo un punto in meno rispetto all'anno scorso, perché facemmo un pari contro la Fiorentina e contro il Lecce. E Lecce, certo. Meno male siamo lì. In Napoli se inizia a vincere, i problemi sono già tanti, però il problema più grave secondo me è l'ambiente, perché i calciatori non sentono la fiducia, Garcia secondo me ha sbagliato qualche dichiarazione, oltre a qualche intervento tecnico. Allora, Della Reddy, secondo me, per quello che conosco, lo conosco io, si sta mantenendo, perché è una bomba che sta per esplodere. Sì, ma il problema è penso che comunque alla fine tu non è il fatto di avere un punto in più o un punto in meno, perché poi il campionato è lunghissimo, c'è tempo per recuperare, è la prestazione che a noi ci sta facendo pensare. Bravo, perché esatto. Sono 2 partite dopo il secondo tempo con la Lazio. Comunque noi, ma dove sta il Napoli? Bra, ma dove sta? Dove è finito il nostro Napoli? E sentire chi dice che noi siamo a metà classifica. Ascoltate, vi faccio una domanda. Allora, le prime 2 partite, compreso il primo tempo con la Lazio, sono 2 partite e mezzo. In Napoli si è visto un buon Napoli? Sì, però diciamo che erano 2 piccole, non è che erano proprio... Io l'ho visto nel secondo tempo con il Frosinone, quando abbiamo reagito, anzi forse già dopo il gol del Frosinone, perché abbiamo segnato con Politano, poi aveva segnato Raspadori, è stato annullato, e poi il gol di Osimhen. Diciamo che col Frosinone, dopo il gol subito, il Napoli ha avuto lo schiaffo e è ripartito. Contro il Sassuolo, più o meno abbiamo visto un buon Napoli, ma non eccelso. Il primo tempo con la Lazio è stato un buon primo tempo, poi il Napoli è sparito. Io penso che il Napoli sparisce dalla mezz'ora di Napoli-Lazio e non è mai tornato. Cioè, abbiamo visto gli ultimi 20 però minuti. Ci stanno pure, per esempio, forse voi siete più internati, io posso parlare del campo. Tu devi parlare. Cose, però, no, però posso dire, ma quante cose che noi non sappiamo. Non sappiamo, certo. Che può succedere, perché non dimenticare quando sanno fare scadenze di contratti, che stanno dire tu, lo so... chi la si prende la mente là e chi là poi qualcuno che gioca male la mette in coppa, non ha avuto il contratto e l'altro così e allora tutte queste situazioni fanno che la tifoseria l'errore sta male. L'errore principale lo dobbiamo dire, tu Francesco lo sai che io sono sempre stato un filo societario, no, un filo societario nel senso che meno male ho sempre sostenuto le scelte di Trent, però quest'anno secondo me si è lasciato un pochettino andare, è stato un pochettino superficiale nel comprare i calciatori, nel scegliere l'allenatore e secondo me questi ritardi ha fatto sì che Napoli partisse mentalmente più tardi. Allora partiamo dal presupposto che ci sono stati degli errori a livello societario, perché pure la scelta di Meluso all'ultimo giorno, il direttore deve essere parte integrante del progetto, non puoi prenderlo per l'ultimo. Francesco, però tu sappiamo che abbiamo un problema, che abbiamo scoperto un difensore come Kim, tu sai che può andare via, tu devi prendere un difensore importante, la prima cosa che devi fare... magari è il primo acquisto che doveva fare. Perché no? poi Francesco, non dimentichiamo che gli assenti hanno sempre ragione. Perciò Kim ha ragione, Spalletti
che se n'è andata, per me il danno più grosso ce l'ha fatto lui. Spalletto. Ce l'ha fatto lui, perché lui proseguiva questo discorso. Non sappiamo perché è andato via, perché uno che vince lo scudetto e rimane nella storia del Napoli. Io mi dico sempre, ma se non aveva vinto lo scudetto, un anno di contratto se ne andava. Se non c'era qualche altra cosa. No, ma io a prescindere dalla nazionale. Se rimane Spalletti come un altro Ridocco vicino, questa è sempre la stessa squadra. Non è cambiato niente. Ma non è. Però non ti credere che era facile ripetersi, eh? No, ma ripetere è sempre difficile. Lui ha voluto lasciare Napoli con la vittoria, secondo me. Anche se il Napoli poteva anche non vincere lo scudetto, però poteva ambire una Coppa Italia, un trofeo europeo, la Supercoppa. Comunque se ne sarebbe andato con vari titoli, non un titolo singolo. Però lui ha fatto la scelta, poi è stato fortunato che è capitato il momento della nazionale. Non credo che era tutto predestinato. Raga, la verità è questa, qualche errore della società, Garcia che sta gestendo male... sia il gruppo a livello tecnico sia a livello mentale, ma allora... soprattutto le sue quindi che stanno facendo la differenza in negativo sono le sue affermazioni. Anzi, ma proprio con i sociali le persone sai che succede, ci siamo abituati al San Gallo. Un cinema per piccolini, non ci piace più, quello è il discorso. Bravo. Ormai noi qualsiasi cosa siamo sempre forte, qualsiasi cosa la vediamo nere. Io ho fatto delle foto di mio padre, tu l'hai visto mio padre, no? Le foto malati, io sono malato, non ho una parte che ci ho fatto per 30 anni allenatore, però purtroppo io questo dicevo, la prima partita che succede qualcosa, è venuto a presto, però la cosa grave che dopo il primo tempo della Lazio io ero tranquillo, vabbè, non può succedere, ma dopo ho visto la partita col Genoa, 70 minuti quei giocatori, non è che tu dici, vabbè, uno ha giocato bene, una... no, tutti. Mister, secondo te a livello poi voglio sentire anche Diego su questo momento, voglio capire una cosa, a livello fisico, tu come li stai vedendo? Hanno fatto troppo fondo, ti ricordi? Noi ne parlammo già, tu l'hai visto gli allenamenti grazie anche a noi che facevamo le dirette e ne avevamo parlato proprio a inizio stagione. Hanno fatto troppo fondo e questo... Noi abbiamo visto anche un Di Lorenzo che l'anno scorso era un robot, che non ne sbagliava uno, io l'ho visto affaticato. Ragazzi, abbiamo visto Osimhen che non ha fatto i suoi scatti, cioè a un certo punto c'è stata una palla, c'è stata una palla per Osimhen che poteva veramente prendersi, aveva superato l'avversario con quella palla che l'aveva superato e lui è scattato in velocità, ma non era il solito Osimhen, le gambe sembrano impallate, mister. Francesco, io... È chiaro, noi non vediamo gli allenamenti. Questo non... perché poi alla fine ha fatto la sul fondo, però diciamo che siamo già a quasi 4 partite, non è che siamo a una partita, e tu dopo 4-5 partite già incominci ad andare avanti, però ti voglio dire una cosa, ma... Io la cosa che non vedo, sai che i giocatori del Napoli, dal mio punto di vista, hanno la pancia piena. Bravo. Perché tu, secondo me, perché io... Però mister, dopo un anno... Perché io ho visto il gol che abbiamo preso col Genoa. 4 persone vicine, superficiale, quando tu non hai cattiveria e sei superficiale, non vai da nessuna parte. Poi si mette che non è che tu sei persone che giocano così e così, ti puoi anche, ma quando 7-8 persone non sono in partita, ma come fai a vincere? Ma le fai col Ce, col Frosinone. E ma quando prendiamo l'Inter si squadra forte. Perciò ci dobbiamo riprendere. Il Napoli non è questo, però qualcosa è successo. Ma io avrei stravolto la squadra, però raga. Perché poi vedi pure sempre. Come si chiama? Sentiamo di. Mi lancio una provocazione. Se invece il problema fosse proprio Garcia, i giocatori non vogliono Garcia. Questo sarebbe gravissimo, Diego! Sarebbe gravissimo! Ma ragazzi, ho capito Francesco, la giornalista intelligente ha detto quello che hai detto io. Lo so. Però Francesco, dire... quello è facile, bastano 3-4 soldati, non ti segue una guerra aperta. Ma qua chi deve intervenire però? La società. Non possiamo, noi non possiamo creare una crisi. No! Però possiamo pensare tutto. Le nostre sono idee, perché non sappiamo quello che succede all'interno dello spogliatoio, no? Noi però parliamo, dobbiamo fare informazione, Diego, però... Stanno uscendo troppe voci fuori dallo spogliatoio. Bravo, troppe chiacchiere. Stamattina ho parlato con un amico ex Napoli e mi ha detto di questa cosa, che i calciatori si stanno lamentando del poco lavoro tecnico negli allenamenti. Anche io ho avuto questa voce, però ripeto, è una voce che è stata messa da un... social media, come lo vediamo, no, è un influencer, diciamo che è Spud, che ha messo questa cosa su Twitter e pare che abbia detto queste parole,
che ci sono troppo lavoro fisico a secco, bravo, e poco tattica. Francesco, ma il calcio di adesso, questo è parlare, perché tu se vai la settimana fa a Roma per la in Serie B, bravo, per vincere domenica sono diventato e allora è soggettivo, te l'ho detto, purtroppo noi stiamo male perché il Napoli ci ha abituato troppo bene. Ma io non ho condiviso nemmeno le parole di Garcia, perché quando, non si dicono. Quando tu in conferenza ti scarichi delle colpe e le colpe le stai accollando ai giocatori, squadra. Non va bene, là si rompe subito il giocattolo. Cioè, siamo solo all'inizio. No, ho voluto premiarlo perché l'ho visto bene in settimana. Ma tu devi mettere l'attaccante perché ha vinto la partita. La volta che fa 3-2. Zerbini è un laterale. No, ma già di tutto. Ho dato che è un messaggio che lui ha mandato a squadra, a Coccruro, dice purtroppo decidi. Perché io il discorso è qui. Ma questo non è il Napoli. Questa è una squadra che si gioca così, si sa, dal mio punto di vista. Ma io sono sempre convinto che Napoli arriva fino alla fine. Certo, certo. L'acquisto certo. Per il Napoli. Certo. C'è una vittoria ambressa ambressa. Esatto. Sì. Si vince la partita, si vede il polemico. Allora, ragazzi, io vi devo fermare perché c'ho la pubblicità. I colleghi di Radio Marte confermano che l'aereo del Napoli addirittura partirà alle 16.30 per Braga. Vabbè, ma là è un diretto, quindi non c'è scalo, perché il nostro povero Gennaro ha girato un po', è andato a Nizza, poi da Nizza è andato a Oporto, da Oporto sta andando a Braga. Mi piace viaggiare con Gennaro. Ma il nostro Gennaro è così. Allora, quindi ci fermiamo, andiamo in pubblicità e ci colleghiamo anche con Mister Daniello, che sarà con noi fino alle 16.30. Allora, fermi, non vi muovete, pubblicità. Allora, eccoci tornati live come di consueto. Vi ricordo che sarà un lungo pomeriggio perché avremo poi Carlo Alvino alle 18.15. Vi ricordo anche che avremo vari collegamenti con Gennaro D'Elena, che sta arrivando a Braga. Mi ha scritto pochi minuti fa proprio che si sta spostando da Porto a Braga, ma non è molto lontano. Mi diceva che di bus sarà una mezz'ora più o meno, il tempo che poi prenderà possesso e si organizzerà per il collegamento. So che ci sono un po' di messaggi live, se dopo li vuoi leggere, caro Diego, mi fa piacere. Intanto in regia, proprio per parlare anche del gruppo, ci dovrebbe essere, grazie alla nostra Federica, che risalutiamo, sono 10 secondi di esultanza, lo diciamo anche agli amici di Facebook, ragazzi, è soltanto un'esultanza, quindi non ci bloccate. Ecco qua, questa è l'esultanza di Nathan Ed Lindstrom che quando segna Politano, quindi il gruppo poi vuole vincere, questi ragazzi sono giovani, vogliono vincere. Vabbè, però questa è un'inquadratura dei uomini, mo non lo sa, non fare il cattivone. No, non fare il cattivone. Io dico la verità, bisogna conoscere la squadra. Elmas non ha giocato ed è stato un caso nazionale. Lo so. Elmas alla fine è un buon calciatore, ma non è un fenomeno. Però intanto perché aveva giocato così bene con la sua nazionale, sì. Poi viene fa mezz'ora a Napoli da incubo, perché ragazzi l'ha ammonito dopo 20 secondi. Ma io non lo vedo esterno destro, io non lo vedo. Bravo, ma manca a sinistra. Lui poi avendo Politano, lui è un interno di centrocampo. Abbiamo anche messo. Vai, leggi. Allora, abbiamo Fabio Piscopo che dice: direttore, buongiorno. A me Garcia sembra la versione francese di Allegri, per il zero gioco e non saper mettere la gente in campo con schemi, eccetera. Quindi, diretto proprio Fabio, così su. Allora, saluto Oreste Figlioli, devi sapere, questo signore Oreste Figlioli anche tutti i lunedì è presente. Sì, lo salutiamo e lo ringraziamo. Salutiamo. C'è Attilio che dice: penso che ora dobbiamo pensare alle prossime gare, se no ci fossilizziamo sempre sugli errori fatti in precedenza. L'allenatore conta il 30%, anche i calciatori hanno creato poco, la colpa è di tutti, ora guardiamo avanti. Bene. Allora, c'è invece Salvatore che dice: la questione non è che non si vince, ma che non c'è gioco. E questa domanda la giriamo a lui oggi di martedì, ma comunque sempre a inizio settimana, il nostro mister Pasquale Daniello. Bizzona!
Eccolo, eccolo. Oggi ti ho fatto trovare un super parterre. Rabona, Diego Marino e Mister Di Liddo. Buonasera. Buonasera. Infatti, proprio al riguardo, quando ci stanno personaggi come Mister Di Liddo, mi devi chiamare Pasquale, togliete il Mister davanti. Vabbè, ti chiamiamo Pasquale. Sei grande. No, riconosco. Riconosco semplicemente i meriti calcistici e di, come dire, di espressione a chi ha fatto comunque la storia del calcio dilettantistico in Campania, perché troppi, diciamo, oggi faccio, lo sapete, faccio sempre fatica a mettermi nella categoria degli allenatori, ma troppi nostri colleghi quando parlano al pubblico hanno tantissimo vizio di sparare sentenze e di fare quelli che sanno tutto e risolvono tutto. Cosa che non ho mai sentito fare al mister Di Liddo in qualsiasi trasmissione mi è capitato di ascoltare. Bene. Quindi no, non è una cosa da poco. Ma noi ci vantiamo, vedi, di avere questi ospiti come te, come mister Di Liddo. Abbiamo avuto mister Bacio Terracino che aspettiamo. Quindi queste sono le cose. Mister, grazie. È stato un attestato che mi ha fatto emozionare dopo quasi 60 anni che sto nel calcio. Grazie, grazie, bello, grazie. Bello, bello. No, allora, ha detto solo la verità. Le ciance. Mister, allora, mister a tutte e due, lo chiedo certo. Prima a Pasquale, poi di nuovo anche a mister Di Liddo. Allora, la questione non è che non si vince, ma che non c'è gioco. Che mi rispondi all'amico Salvatore? Allora, in primis sono felice che il mister mi ha detto prima una cosa, che io vi ascoltavo prima di collegarvi, il mister ha detto, voi siete, sì, a parte Garcia... Voi siete sicuri che l'atteggiamento dei calciatori del Napoli è lo stesso dell'anno scorso? Perché è quello che io mi sono permesso di dire dopo la Lazio. Esatto, sì. Perché il problema è, noi abbiamo usato sempre un'espressione, cioè noi quando vogliamo andare in un posto decidiamo come vogliamo andare, che percorso fare, se ci vogliamo andare con la macchina, col treno, col pullman. Sa squadra non si sa che cosa vuole fare, come lo vuole fare e per dove se ne vuole andare. Detto questo, perché non sappiamo la risposta qual è, certo. Però c'è un particolare. Se con la Lazio tu sbagli formazione, sbagli atteggiamento, sbagli la tattica, sbagliamo tutto quello che abbiamo noi, questi ti puniscono, ok, e tu rischi di perdere. Se giochi con una neopromossa, e il mister ce lo insegna, allenatore può fare tutto quello che sbagliato. A un certo punto quelli che stanno in campo si guardano in faccia e diciamo facciamo a modo nostro. Io questa determinazione non la vedo. Non entro poi nel merito di Garcia. Io mi limito a vedere quello che si vede, quello che è palese e quello che è là. Che poi le altre cose, noi non stiamo a Castelvolturno, non sappiamo che cosa hanno fatto, non sappiamo, ma la cosa che a me più spaventa è che io non so questo Napoli che cosa vuole fare, perché io ancora devo capire se vogliono andare ad attaccare alti o vogliono attaccare bassi, se vogliono giocare palla al piede, cioè tenendo il possesso del gioco, o con cambi di gioco, perché il mister ce lo può spiegare ancora meglio. Se esempio, non mi voglio dilungare tanto, quando è arrivato Sarri a Napoli, quando è arrivato Sarri a Napoli, Sarri, la gente si preoccupava come Sarri voleva attaccare, invece Sarri si è preoccupato i primi due mesi come doveva difendere, perché veniva da Benitez, una squadra che ha avviato 58-59 gol, è una squadra di alta classifica, un po' più a 60 gol in un anno. Lui si è reso conto dove le avevano messi quei gol, perché il Napoli giocava altissimo, perché sapeva che c'aveva uno che c'aveva il radar in testa, che era Albiol, e c'aveva Koulibaly che andava a 200 all'ora del pieno della forma fisica, e lui ha capito, questi hanno piato 58 gol di cui 25-26 negli ultimi 16 mesi. Questa squadra non sa marcare, allora non glielo posso insegnare come si marca a 30 anni, li porto a giocare alti. Ha fatto una scelta, Spalletti poi si è reso conto, io devo attaccare con la palla nei piedi, che c'ho la banda di 7 nani davanti dopo che si è fatto male Milik, e ha scelto quello. Spalletti in un anno e mezzo ha scelto quello che voleva fare, però non possiamo giocare Di Lorenzo lancio lungo su Cavara, l'altra volta che è una scelta, attenzione, però questo il mister ce lo insegna, comporta che se fai un lancio in diagonale di 60 metri poi devi andare a accorciare con la linea difensiva subito,
se non accorci non pigli la seconda palla, se stai a metà campo ti mettono la palla dietro le spalle, i tuoi difensori centrali devono coprire 40 metri di campo, ecco. Quindi se tu non hai difensori che possono fare quello devi prendere un'altra strada. Allora io ho fatto un esempio perché mi è successo di vederlo in maniera lampante a Genova. Questa non è una croce su Garcia, perché non sono all'altezza di crocifiggere Garcia. Però vorrei capire questo Napoli che strada vuole fare. Bravo, che strada vuole fare? Questo è importante. No, mister. No, io vorrei dire, già il fatto che tu 70 minuti non ci stai, poi fai due gol, due bellissimi gol, ci stanno, se non sbaglio, 14-15 minuti ancora, 13 minuti ancora, più 6-7 di recupero. Mi aspettavo che il Napoli avrebbe avuto una reazione di cattiveria agonistica, proprio per dire, mo devo vincere questa partita. Invece la cosa più brutta che non c'è stata. Dal gol di Politano sì, fino alla fine. Perché tu 70 minuti non hai giocato. Perché sinceramente io ti ho detto il secondo gol, quattro persone che guardano, questa è superficialità, quelli sono professionisti, queste cose qua, se no che si allenano a fare tutti i giorni, devono stare attenti. E tu quando prendi un gol come l'abbiamo messo noi, ti fa capire questi, non lo so, hanno la pancia piena, non lo so, questo non deve, perché io sono felice. Mister, loro l'anno scorso, quando sbagliava uno, ci stava chi? Noi magari, abituati a stare sul campo, lo notavamo l'errore tecnico, tattico, il tifoso non se ne accorgeva perché sbagliava uno, l'altro metteva la pezza, c'era l'altro che diceva ok ha sbagliato altro, ci metto io la pezza. Oggi facciamo al contrario, babbo su Veris, babbo questo lo va a accorciare lui, no babbo lasciamo stare questo, la chiusura del cross la fa questo, no babbo la seconda palla pigli chi là, si possono pigliare due gol... Genova, con una neopromossa Pasquale, allora cioè, questi non devi fare due tiri in porta. Dal gol di Politano era l'84esimo, ricordiamo che il Napoli poi la partita è finita con 6 minuti di recupero, quindi 10, più o meno 10-12 minuti, 10-12 minuti si è giocato ancora. Mister, però ti faccio un'altra domanda sulla questione dell'autogestione. Tu hai detto una cosa importante prima sull'autogestione, io ti faccio una domanda un po' cattivella, ma la faccio un po' a tutti noi. Io ho visto proprio questo, che a un certo punto, diciamo quando lui ha cambiato, perché lui mette Caiuste, lui aveva messo prima, credo, aspetta, vi vado a leggere i cambi, vado a leggere i cambi per essere ancora più sicuro. Allora, il Napoli sostituisce Raspadori al 58esimo insieme ad Oliveira, ma non cambia molto. Io sai quando vedo il cambio? Quando entra Caiuste, è il 74esimo, il Napoli segnerà due minuti dopo. Là, a me è sembrato di vedere un Napoli in autogestione. Un Napoli che ha alzato il baricentro, ha portato Lobotka più avanti, con Lobotka che ha cominciato a fare quello che faceva l'anno scorso, te lo ricordi? Quando comandava anche i passaggi, faceva proprio questo movimento a un certo punto, dalla là, dalla qua, dalla là. E quello era il 72esimo, 74esimo, quando entra Caiuste. Là può essere che sono entrati in autogestione? Lì il problema, se mi disse cattivo perché hai fatto la domanda cattiva, lì il problema è chi è entrato. Il problema non è chi è entrato. No, no. Il problema è chi è uscito. Ok, Anguissa. Io perché fin quando Anguissa non ricorda, non comincia a ricordare che lui è venuto qua per fare l'operaio, per fare un fravagatore, l'ingegnere è Lobotka. Perché io se vedo ancora Anguissa che saltella sulla palla, che fa Veronica, che tocca la palla 15 volte, ma che facciamo? Ma fa che, lo dissi pure la settimana scorsa, ma fa che Lobotka dovrebbe correre e Anguissa fa il professore? Cioè noi la dobbiamo finire un po'. Mister, aspetta che di Lido ti vuole dire una cosa. Però sai che a volte che succede? Noi l'anno scorso abbiamo camminato da treno, poi succede che tu con chi giochi giochi comunque prendono le contromisure, sicuramente ti raddoppi, esatto. In più ti bloccano qualche giocatore, poi tu sai noi gli allenatori li metto in mezzo perché figurati, ma mi sa fatto sempre, noi lo sai, noi possiamo essere scarsi, possiamo sbagliare, però nessuno può perdere, nel senso che nessuno potrebbe certo. Essere scarsi, potrebbe sbagliare, allora ti voglio far capire, certo. Se lui guardasse, pure che lui ha pensato, se bloccano Lobotka, magari facciamo passare il gioco per Anguissa, però il problema sai dove sta?
che sono tutti che non hanno giocato bene, proprio con una sufficienza. Sì, certo. Invece il Napoli quest'anno doveva dare il 120 in più, non il 110, 120, perché tu vieni da un campionato vinto. E noi sai che i napoletani ci teniamo tante per tutto e per tutto, però stravinto. Un stravinto, e tu non vuoi adesso abbassare la guardia, perciò come, la mia come paura, dicevi tu, la mia paura che noi dobbiamo, questo trend deve finire subito, noi dobbiamo vincere sì. subito, cioè, no, perché se no andiamo sennò così, vai, vai in un vortice non te ne esci più, bravo, perciò bravo. Come diceva il mister, se pareggi a Genova con questi che la partita avevano, che credevano di averla vinta già, certo. Tu gli hai fatto gol in 3 minuti, bravo. Dopo, se gioca, pure se giochiamo, io, un mister di Lille e Orabona, li dobbiamo asfaltare, perché noi siamo il Napoli, abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, vada l'Anza, perché si tenne promosso, i punti e fai l'anno prossimo. Ma invece no, questa fame negli occhi non c'è. Poi ci mettiamo anche, e qui facciamo un bizzichino, noi presuntuosi, perché non c'è stata, fai presuntuosi. Il calcio, il mister, lo ripeto, ce lo insegna. È fatto dagli uomini ed è fatto anche di geometria, perché il campo è geometrico, non c'è niente da fare. Se noi facciamo, giustamente sappiamo che, vedete che oggi capita che come piglia una palla Caracvelia, il raddoppio automatico ci va, lo raddoppiano subito, il terzino è la mezzala, l'interno di centrocampo, dipende dalla squadra avversaria come gioca, se ha 4 a 3 in mezzala e c'è quel raddoppio. Quindi se vai a raddoppiare là, il rischio dove sta? Un'eventuale imbucata intermedia in mezzo al campo. Chi è che gli stava facendo male al Napoli, al Genova? A un certo punto era Raspadori, perché era quello che andava a mettere su quella traiettoria di passaggio. Nel momento in cui entra Zerbini e togli Caracvelia, che poi avrebbe potuto giocare pure malissimo, ma è comunque quello più dotato tecnicamente del Napoli, il Genova, se ci fate caso, non ha mandato più a raddoppiare la gente là, ha messo quell'uomo davanti alla ricezione di Raspadori o Osimhen. C'è un problema, c'aveva il Genova, uno, che l'abbiamo risolto noi. Mister, io penso, da un mio pensiero, sbaglierò, ma io penso che quel cambio è stato un messaggio, non lo so perché. Sì, sì, no, no, mister, noi la dobbiamo pensare per forza così. Perché o metti, se vince la partita metto Simeone, non esiste. No, mister, allora, metto Simeone e posso mettere Raspadori là perché l'abbiamo fatto giocare 30 volte là. Faccio entrare Lindstrom perché l'ho pagato 20 milioni di euro. Faccio entrare chiunque, ma io non posso con tutto il rispetto per il ragazzo, per l'amor del cielo, ma io non posso prendere un ragazzo che è in un continuo limbo perché non gioca né da protagonista in Serie B, non va né in una squadra di Serie A di bassa classifica, ma resta il Napoli a fare il 22esimo e il 23esimo. Allora, poi c'è un fatto. Mister ha detto bene prima, sono dei professionisti e fanno, non devono fare gesti, però un attaccante che è 3 minuti dalla fine viene tolto da mezzo, magari in quel momento dove la squadra avversaria è più stanca, lui avrebbe potuto puntare un uomo, saltare un uomo, cercare un rigore, lo togli ed entra uno, perché poi i giocatori non sono scemi, le conoscono le gerarchie, entra uno che come attaccante è l'ultimo della rosa del Napoli e ti metti in condizione che quello ti dice ma che stai combinando con la mano così, che non poi entra in un'altra squadra, che non te l'aspetti da Kvara, esatto, perché poi Giorgiani li conosce bene Orabona, il Giorgiani una parola gliela devi tirare da bocca con la pinza e allora se arrivi ad un punto che quello parla e gesticola come un napoletano, bravo, poi io da quel punto di vista io poi mi siedo, se faccio il presidente, mi siedo a tavolo con l'allenatore, gli dico, senti mister, tu a me puoi fare entrare chi vuoi tu, puoi fare chi vuoi tu, ma Kvara io lo devo vendere. Se questo continua così, tu mi depauperi una risorsa della società. Vabbè, perché non stiamo parlando di uno pazzo. Ci può stare, te l'ho detto, sbaglia chi non ha messo Simeone da tutta la vita. No, mister, ma il problema non è perché... chi, cioè non è chi ha tolto. Esatto. È il messaggio, come dicevi tu. No, io parlavo sul fatto di Clara, però io voglio dire una cosa. Esatto. Pure perciò è un periodo, diciamo, proprio brutto in tutto, perciò dobbiamo uscirne, perché pure il fatto di tu fai un contratto di 5 anni al primo anno, il procuratore già chiede aumento e già mette... No, mister, questa è una brutta malattia, problemi già nella testa che perdiamo le partite. Non ha giocato bene, sta pensando un contratto. Senti, Pasqua, io ti faccio un'altra domanda, poi facciamo un giro veloce
prima di poi salutarlo. Allora, ti voglio chiedere sulla questione degli allenamenti. È chiaro che noi, quelli che abbiamo visto a Di Maro, e te l'abbiamo anche, insomma, anche tu l'hai visto qualcuno tramite noi, abbiamo visto tanto fondo. Cioè, tieni presente che molti allenamenti finivano e Garcia e i suoi collaboratori continuavano a far correre un gruppo, diciamo, scaglionato, oggi io, domani tu, correvano addirittura per altri 10-15 minuti intorno al campo di Di Maro soprattutto. Anche a Castel di Sangro abbiamo visto questo. Tu vedi meno brillantezza? Cioè, io ho visto, lo parlavamo prima, un Osimhen, per esempio, nell'azione del secondo, anzi del primo tempo, quando a un certo punto era stato lanciato a rete, sembrava che doveva solo andarsene, là se ne va da solo normalmente Osimhen. L'abbiamo visto che le gambe non giravano come al solito. È un mio errore vederla così, o secondo te veramente questa squadra fisicamente è un po' appesantitella? Allora, io questo non lo so per certo, però vi posso dire una cosa: se una preparazione è sbagliata o in un senso o nell'altro, se è troppo leggera o troppo pesante, si vede la prima, la seconda partita ufficiale, la terza partita ufficiale. Cioè, io poco fa prima sono stato a casa, lo sapete, il mio suocero Renato Pericolo, che ha fatto 10 anni per la Serie A, e di questo parlavamo. Noi non dobbiamo dimenticare che non siamo alla terza di campionato, siamo alla quinta in ordine temporale. Sapete perché? Perché ci sono stati anche 15 giorni le nazionali. Certo, bravo. Quindi il campionato è cominciato da un mese e mezzo. Allora, se siamo troppo brillanti la prima, la seconda di campionato, dici ok, hanno fatto un lavoro troppo leggero. Se siamo troppo pesanti la prima, la seconda, ragazzi, ma noi fra poco ci mettiamo la maglia a maniche lunghe. Cioè, allora, sbagliata o non sbagliata, questo si vedrà nel tempo. Se è stata fatta troppo pesante, doveva già finire questa pesantezza. Se è stata fatta troppo leggera, vorrà dire che tu a marzo muori, e si vedrà più in là. Ma il problema è che, come diceva il mister, ragazzi, la pancia è piena, perché tu puoi avere difficoltà con tutti gli errori del mondo di Garcia, con la Lazio, con l'Inter, col Milan, con la Juve. Ragazzi, ma quella è una squadra di ex calciatori. Strootman lo chiamano la lavatrice e ma porta in coppia in spalla la lavatrice. Badeli è un ex calciatore. Davanti, cioè, ma allora di che vogliamo parlare? Però mister, non hai vinto tanto, no? Però quando hai vinto, poi vuoi rivincere, tu volevi rivincere, tu mi ricordo la Bulgaria per voi è stato uno scudetto, no? Quella salvezza. Tu stavi come un pazzo, io ti ho sentito, eravate contenti, eravate pronti a riscendere in campo, a riportare. Cioè, com'è che chi se c'è nella pancia viene con uno scudetto? Cioè, ragazzi, questi non hanno mai vinto niente. Parliamoci chiaramente. Il problema è che noi siamo, e il mister viene ancora quella prima di noi, noi siamo una generazione... E questo lavoro qua lo fa prima perché ce l'ha nel sangue e poi perché ci guadagna. Allora, del Napoli c'è una sola persona che, dove io metterei la mano sul fuoco, che lo fa perché ce l'ha nel sangue, e non voglio togliere niente agli altri, semplicemente che io non li conosco. Io non lo conosco di persona, però l'ho visto giocare in una partita dove entrai. Io ho l'abitudine che quando vedo la Serie D, dato che lì ci sono gli under, io per non farmi condizionare i primi 10 minuti di partita non guardo la distinta. Io andai a vedere il Matera dopo un minuto e dissi: chi sta Camiz, che ci fa? Era Giovanni Di Lorenzo. Sì. Ma pure lui l'ho visto fiacco. Guardate, ragazzi, io ho scritto una cosa l'altro giorno, mi hanno preso per pazzo, ma guardatevi Italia-Macedonia, ragazzi, Italia-Ucraina. Guardate che l'Italia prende, l'Italia prende il gol della, grazie anche a un errore di Giovannino. Giovannino non sta bene. Io non lo ma vedo Giovannino in forma. Ha fatto pure 800 partite negli ultimi 3 anni. Perciò ti dico. Però pure il fatto della condizione, comunque alla fine la praticità del risultato è quello che conta, perché noi fine della settimana scorsa il Milan scendo orario è una freccia, è un treno, e poi ha preso 5-1 adesso, poi c'è news sul tuo treno.
Ragazzi, allora veloci veloci, una a testa e poi ce n'è una del tifoso che ti giro velocemente, tanto puoi rispondere sì o no. Metteresti Cajuste in campo per Anghissà subito? Sì, ma il problema è che non può uscire Anghissà quando non ce la faceva nemmeno più ad uscire. Cioè, ragazzi, questo camminava quando... Certo. Vai, vai, Diego. Almeno mi hai fatto proprio come si chiama. Vabbè, dai, Diego. Pasquale, io non so se Federica ha subito questa immagine, proprio per collegarmi a quello che diceva prima Francesco sul Lobotka. Lobotka ha iniziato a giocare più dietro quest'anno, ha smistato meno palloni e forse è proprio lui la causa di questo mal gioco del Napoli. Perché... Ecco qua. Guarda, mister, guarda Lobotka, questa è l'hitmap della partita contro il Genoa. Lobotka inizia, se Federica ce la fa ripartire, guarda com'è più dietro. Poi man mano, eccolo qua, vedi, fino all'arrivo del secondo tempo si sposta completamente in avanti e scende verso l'area di rigore avversaria. E io ripeto, per me qua sono entrati in autogestione. Perciò dico, mi collego a quello che hai detto prima. Sono entrati in autogestione per me. Giochiamo a modo nostro. Esatto. Vabbè, mister, che ne pensi? L'anno scorso io non l'ho mai visto abbassarsi sulla linea dei difensori centrali perché non ce n'era bisogno e quest'anno perché lo deve fare chi? Sistematicamente. Ma che le... Ma sono gli schemi degli allenatori, perché vedi, è sempre fondamentale, no? Due anni fa non giocava proprio. È il risultato, la medicina di tutto. Sentiamo Pasquale. Il mister prima ha detto una cosa: il Napoli sapeva di dover sostituire Kim, lo sapeva già a maggio. Devi andare a prendere uno che ha la stessa capacità di guidare la palla, come gli diceva Spalletti, vi ricordate il primo anno? Vieni dentro, perché? Perché se io gioco contro il Napoli oggi, e Francesco lo sa, me ne occupavo io in Bulgaria di questa cosa, di andare a analizzare il giocatore singolo avversario, io ai miei attaccanti gli dico: quando c'hanno la palla Di Lorenzo e Mario Rui, sempre a schermare, perché c'hanno un buon piede e c'hanno un buon passo a portarla. Quando la palla tende Juan Jesus, facci tu fa che vuoi, fatelo arrivare dove vuole lui. Questo che cosa comporta? Che se tu fai fare quello a un attaccante, l'attaccante si preoccupa di non far giocare Lobotka, e Lobotka va a giocare sulla linea dei difensori, ed è un piacere quando un attaccante si trova un centrocampista davanti alla sua linea, perché vuol dire che il reparto suo dietro sei in superiorità numerica. Quindi può andare ad attaccare forte come un animale. C'è uno in più. Allora, Francesco, domanda per mister Daniello, dai. Mister, questo Napoli dove può arrivare? Per dove se non vuole andare? Ritorniamo alla stessa domanda di prima. Se noi scegliamo dove vogliamo andare e come ci vogliamo arrivare... Allora, il Napoli è in confusione, secondo te... Appunto, quando ci fanno sapere glielo possiamo dire. Ce l'hai tu una domanda? No, mister a mister, dai. Francesco, io ti chiedo solo una cosa. Pasquale, dai. Scusa, Pasquale, abbiamo stato a Francesco. No, mister, non è importante, non preoccupare. Mister, ti volevo dire, le prime due vittorie, io in trasmissione ho detto, è stato proprio chiaramente, che a me, se, col Sassuolo e col Frosinone, non avevamo avuto tiri in porta, però ho visto sui lati che ci mandavamo un po', e questa cosa mi poteva anche preoccupare. Ho avuto la conferma, però vedo anche che il portiere, diciamo così, perché lui è quello, è un ottimo portiere, però per il carattere che diciamo che è un po' mite, un po' sta guardando qua. Poi a me piacevano Pretom, erano altri portieri quelli che da fare. Questi non escono mai, a me mi fanno sciambazzì. Ho avuto il piacere di giocare con Gennaro Iezza, con Giovri, con Fai Wayne Porta, Eva Cirr, che voleva giocare davanti. Grande mister Simone. Allora salutiamo anche Maui che ci sta seguendo dal Portogallo. Fra poco ci collegheremo, ripeto, con il nostro Gennaro D'Elena. Allora, a cui facciamo gli auguri oggi. Facciamo tutti gli auguri a tutti i Gennari. Allora, a Flavio da Nocera abbiamo risposto dicendo sulla questione di Cajuste. Poi c'è l'amico Antonio da Capodimonte, perché noi abbiamo scritto dove è finito il nostro Napoli. Antonio dice: bella domanda la tua di oggi, la risposta non c'è, occorre analizzare tutto quello che è accaduto da marzo ad oggi, non solo sparlare dell'allenatore, di un eventuale dissidio, del gesto di Kvara, è tutto banale, rischiamo di fare il gioco della stampa
del Nord animando i tifosi. Nessuno sa la verità. Possiamo solo sperare che la squadra ha bisogno di tempo per ritrovarsi e tornare ad essere il nostro Napoli. Allora, con l'aiuto di Federica, se ci riusciamo, perché ieri ho fatto vedere una foto che voglio far vedere al mister, poi dopo lo salutiamo, una foto dove è il secondo tempo, ma questa cosa io l'avevo notata moltissimo nel primo tempo, dove Osimhen, al di là di essere lontano dal reparto di centrocampo e da proprio lunghissima la squadra, io ho visto, caro Pasquale, i due esterni che erano Elmas e Kvara all'inizio, poi sono diventati Politano e Kvara, lontanissimi da Osimhen. E la mia domanda è questa: ma in un'eventuale anche palla verticale lunga, eccola qua, guarda, non so se la riesci a vedere, questa qui è del collega Manuel Parlato, diciamolo, perché poi noi siamo sempre molto corretti. Guardate, Osimhen è a centrocampo mentre Kvara è sulla tre quarti e Politano anche addirittura forse più dietro di Kvara. Come dici tu, caro mister, le fotografie non ci possono dare molto perché quello è un freddo. La palla qui ce l'ha Mario Rui? La palla qua ce l'ha Mario Rui, sì, se non erro, ce l'ha Mario Rui. Però ti chiedo, io ho visto una distanza abissale, questa foto è solo per darti lo spunto, io ho visto una distanza abissale anche nel primo tempo, cioè Osimhen stava dove stai tu adesso collegato e io e Diego distanti eravamo Elmas e Kvara, cioè lontanissimi da te, cioè eravamo veramente dietro. Il problema, se la rimettete l'immagine, sì, Fede, se la rimetti, rimettiamo. Il problema non è dove stanno Kvara e Politano in questo caso. Il problema è dove stanno le due mezzali del Napoli, perché questa palla qua, guardate che c'è il corridoio per se Osimhen si vada, vedete quello che ha detto il mister prima, l'atteggiamento. Qua Osimhen si deve andare ad accoppiare lui con l'altro difensore centrale, perché se si va a accoppiare con l'altro lì si crea un corridoio dove c'è l'uno contro uno, anche se di spalle, ma c'è l'uno contro uno. Il problema è che se non lo fanno girare, le due mezzali del Napoli dovrebbe essere quelle a rimorchio per poi mandare dentro i due attaccanti esterni. Dove stanno le due mezzali del Napoli? Bravo, Sanare. Ma poi l'anno scorso le squadre come siamo noi adesso stavano loro per tre quarti di partita. Esatto. E poi sfilacciate. Osimhen poteva stare pure con tre persone, era un'altra squadra. Bravo. Basta che gli davi il pallone. Perché se questa palla, Mario Rui era in gamba, la mette nello spazio, nella peggiore delle ipotesi, Osimhen l'anno scorso faceva cadere i denti a uno dei due difensori centrali. Bravo. Oggi fa il signorino l'avanti. Allora ragazzi, io c'ho la pubblicità e voglio ringraziare e salutare Pasquale Daniello, però ti chiedo una banalità tra virgolette, ma non lo dico per Domenico Tammaro perché è una cosa che abbiamo già detto tante volte, ma non una banalità nel concetto, non nella domanda di Domenico, che è pertinente, come diceva qualche volta Totò. Allora, non so se è stato già detto, ma come pensavamo che Garcia potesse continuare gli schemi di Spalletti senza il rancore di essere stato sostituito proprio da Spalletti alla Roma? Ovvio che voglia differenziarsi e prendersi la rivincita. E io ritorno, invece, perché non ha fatto, la mia è banale, perché non se ha fatto... Se è così... Sarebbe gravissimo. No, se è così... E penso che qua non devo parlare io, perché qua è una questione di esperienza. Ma se è così, deve parlare il mister. Se è così, Garcia, sto mestiere, non lo può fare. Esatto, bravo, non lo può fare. Perché se vuole prendersi la rivincita, no, ma poi rivincita di che? Può adeguarsi a fare quel gioco, ma non a fare lo stesso gioco. Perché... Io quando vado al campo, io vado a fare quello che può essere meglio per la mia squadra. Per la squadra, bravo. Perché e qui c'è Francesco Rabona, lo sa. Noi in una partita, abbiamo detto già una volta, noi in una partita in Bulgaria abbiamo giocato 5-3-2, che è un modulo che ma allora ragazzi, ho l'acqua, io solo se lo nomino mi giro lo stomaco, non mi piace, non ci sta niente da fare. Chi? Il 5-3-2. Non mi piace, non mi piace e non mi piace, però
in quella partita noi dovevamo stare coperti, dovevamo capire la squadra avversaria dove ci poteva far male, quindi ci mettiamo a 5 dietro il primo tempo, fini 1-1, il secondo tempo ci siamo schierati addirittura 4-2-3-1, ad attratti 4-3-1-2. C'era da fare una cosa per pararci il fondo schiena? L'abbiamo fatta, non mi interessa se mi è antipatico, certo, quel modulo, mi piace, non è... bravo, io vado a, certo, fare quello che mi serve. Mister, scusami, ma tu ti vedo molto ferrato. Mister, ma i numeri li fanno i giocatori anche, lo sai bene. Ma infatti, mister, noi non abbiamo fatto noi non abbiamo preparato una settimana. Mister, consiglio, chiedi a Francesco, noi facemmo di fare successo un caso politico in Bulgaria, no, perché noi il vertice basso di centrocampo l'abbiamo fatto fare all'attaccante esterno che avevamo, perché era l'unico che aveva tutti e due i piedi e l'unico esperto di quel centrocampo. Che era il più forte. Io torno un po' indietro sulla domanda che ti ha fatto Francesco, il fatto di ti faresti giocare, io personalmente farei giocare la squadra, giusto, dici tu, farei giocare la squadra dei titolarissimi, quelli che hanno vinto, che hanno giocato di più, che hanno vinto lo scudetto, e gli darei le responsabilità, bravissimo, per dire che da questa situazione dovete uscire voi, perché voi siete quelli là, tu si Osimhen, tu si Caracciere, tu si qui, e poi dopo quando sono usciti questi qua, logicamente ci sono giocatori importanti che possono anche, certo, entrare, certo, però se facciamo i campi, gioca quello e va male, è finita. Allora, grazie, grazie di cuore a Pasquale. Grazie a voi ragazzi. Ci vediamo presto, grazie, ciao, alla prossima settimana, ciao, Pasquale Daniello, grazie. Allora, corriamo in pubblicità, poi apriamo le linee, c'ho tanti messaggi, c'ho tante domande. Molti ci chiedono chi avreste preso al posto di Kim. Ragazzi, ma io non lo devo decidere io, lo ribadisco. Poi possiamo dare un nome. Ieri diceva Paolo Serra, diceva Lenormand. Tu puoi dire Kilman, tu puoi dire Inassio. Però, ragazzi, non lo devo decidere io, non lo devo comprare io. Vabbè, allora, andiamo in pubblicità, continuiamo, apriamo le linee, messaggi 342 38 12 922. Anche sulla diretta Facebook, tanti amici. Fermi lì, pubblicità. 16:42 rigorosa diretta, come di consueto poi ci saranno le varie repliche. Io ricordo anche che più tardi c'è Carlo Alvino alle 18:15 con Dillo all'Alvino. Non ci sarà nella puntata di Carlo la conferenza che doveva essere alle 20 in orario italiano, è stata slittata alle 21 in orario italiano, ma la vedete sulla nostra pagina Club Napoli, Teleclub Italia, ci sarà Gennaro D'Elena, che aspettiamo che fra poco si colleghi. Enrico Porzio ci chiede: Lobo è diventato oggetto misterioso, colpa anche del lutto? No, ragazzi, lo era anche prima, lo era anche prima, è così. Poi dice Lindstrom o Simeone, no, perché Zerbin sì, e ce lo stavamo ne stavamo parlando. Poi c'è Daniele De Vivo, dice ADL deve prendere posizione. Francesco Allocca dice il vero problema è sempre lo stesso. ADL, perché Spalletti è voluto andare via? Perché Kim non viene degnamente sostituito, salvo vedere in Nathan il nuovo Kim? Perché a Napoli allenatori di prima scelta si sono tenuti alla larga? Ora diamo addosso a Garcia, è comodo. Ha forse colpa se non è come Spalletti, ma per i soldi investiti con l'allenatore che ci aspettavamo di avere Luis Enrique? Sempre il braccino corto che colpisce, solito copione che lo scorso anno per un quacervo di situazioni favorevoli ci hanno visto trionfare. Ma la fortuna non è eterna. PS, la campagna abbonamenti si dovrebbe fare fino a fine mercato, vorrei sapere che aspettano, che aspettano mi offre, vabbè per entrare in alto, vabbè, questo è diverso, però insomma il film lo puoi vedere o non lo puoi vedere, non sai se è bello o non è bello, anzi il calcio è più facile da vedere. Allora, Angelo, chiacchiere e tabacchiere, legne o i banchi in Napoli non ne impegna, parliamone alla decima, vabbè ragazzi, parliamone alla decima. Salutiamo Antimograssia, Enrico ancora, mister, se la pancia è piena perché non si è venuto a Osimhen, anzi gli ha aumentato lo stipendio. Ma Enrico, questo è un grande... Ecco, bravo, io lo devo buttare in mezzo questo discorso però, non la voglio fare la polemica, però Osimhen ancora non è arrivato il contratto, e qua vengo a te caro Francesco, fammi finire. Zielinski si era parlato di un contratto ma ancora non si è visto. Io non voglio mettere Kvara,
perché Kvara per me non deve avere nessun contratto, ha 5 anni di contratto, è un giocatore del Napoli e deve rimanere nel Napoli. Però è chiaro che casomai in separata sede dice non ti preoccupare caro Quiccia, parli anche con il suo procuratore, non ti preoccupare, un ritocchino lo facciamo a fine anno, fammi un bello campionato e te lo faccio. Perché non sono arrivati ancora questi rinnovi, secondo te? Allora, sa cosa penso? Penso che Osimhen non gli verrà rinnovato il contratto, perché allungandogli il contratto... E chi fai? No, l'anno prossimo lo vende. Lo vende, ok. Lo vende. Però non ci può mettere più la clausola proprio là, perché là... No, perché comunque lo riesce a vendere, se continua la stagione che stava facendo, comunque lo venderà a 150 milioni, almeno. Però nel frattempo non gli ha aumentato l'ingaggio e non ha aumentato il monte ingaggio. Zelischi già non lo voleva quest'anno, lo so. Ce l'ha sullo stomaco. Questa è la verità e della situazione. Il buono è povero. Il problema potrebbe... troppi ritardi, poca chiarezza... Cioè è un problema anche la zona contratti, ragazzi, non ne voglio parlare perché dobbiamo attaccare qualcuno. Aspetta, mister, il problema potrebbe nascere quando tu prometti poi dopo non dai. E anche questo è uno dei problemi. Meglio anche essere chiari, ci sento, per me tu non puoi vedere mai. Esatto. Già, se vuoi giocare, gioco, tu fai la tribuna. Bravo, esatto. La società forte è decisa. Secondo te, mister, c'è un problema contratti? Ma io quando ti ho detto la panciapina, io non mi riferisco ai contratti. No, neanche io. Mi riferisco a come un vecchio detto, gli occhi della tigre, la cattiveria agonistica. Certo. Come se dice a Napoli, ma Canfrega, non ha fatto niente, cattiveria agonistica, non l'ha messa. Quella forse negli anni scorsi con me chiudeva le squadre e finiva quando aveva fatto due gol. Questo è quello che chiedo io. Però... si parla della preparazione, si parla dell'allenatore, si parla dei giocatori, adesso si parla pure dei contratti. Questo è quello che ci fa, come ha detto Napoli, non è una piazza facile. Come ci ha detto quel telespettatore, facciamo ridere a quel di sopra, ecco. Purtroppo dobbiamo sottostare a qui, perciò io mi auguro più presto una vittoria del Napoli, che ci dà la possibilità di poter uscire. Non so, se vi ricordate quel film di Rocky, Gli occhi della tigre, no? Là veniva dall'allenamento fatto. E quindi è l'allenatore che ti deve far uscire gli occhi della tigre. L'anno scorso Spalletti ha fatto quelle casacche in allenamento. Sarò con te, tu non devi mollare. Hai iniziato a fare dei discorsi della testa dei giocatori. Cosa che Cassina non ha fatto? Io l'ho fatto sui terreni battuti. Ho fatto cattiveria di tutto per fare risultati. Perché io dicevo, se mi prendete senza etichetta, io non parlo italiano, parlo napoletano, vado a vedere risultati e basta. Però mi interessa sentire a me. Quando per esempio i giocatori, tu... vai vicino, tu devi entrare nella testa dei giocatori. Bravo, certo. Devi entrare nella testa. Come uomo, e ci deve entrare come cattiveria e come, capisci, mamma mia, la mano in coppa spalla, per farti capire il mio genere. Certo. E poi ci bastone la carota. Noi non dobbiamo dire, tu lo devi trattare, il giocatore, quello si chiama professionista, lui già deve essere motivato per la professione che fa, perché tu prendi 10 milioni, ma quale motivazione non c'era? Tu devi fare il tuo dovere. Allora, noi fra poco ci colleghiamo con Gennaro D'Elena a Braga, chiedo a Federica, apriamo le linee, anche se c'ho un po' di messaggi ancora, però cominciamo ad aprire le linee. Allora, Maurizio Tricarico, alcuni dicono che Garcia deve fare il copia e incolla con Spalletti, ma come si fa il copia e incolla, si domanda lui. Per fare il gioco di Spalletti bisogna studiare e Garcia è rimasto ad un calcio vecchio. No, ma non la metto su questo. Sono i giocatori. Però il copia e incolla, io ho detto ieri, facevo l'esempio ancora una volta, cioè se io ho un bel vestito, no? Oggi il nostro Francesco si è messo un bel vestito azzurro. L'anno scorso questo vestito azzurro ha vinto lo scudetto. Mo mister se l'è rimesso. Perché non gli va più la giacca bene? Perché? È perché ha sbagliato la maglia sotto. Che grande. No, però hai capito che cosa voglio dire io. Cioè, sto vestito lo teneva pure l'anno scorso, perché non va buono? Te l'ho data prima la risposta. Devono giocare, deve riuscire a mettere gli stessi dell'anno scorso, quelli là più carismatici della squadra, vedete che dovete fare, dobbiamo uscire da questa situazione. Però mister, ti ricordi che lui già a fine campionato, pezzi di calciatori, erano finiti, stanchi. Perciò c'era stravolgere. Allora, Mauro da Milano, l'ultima volta che ho sentito parlare di un calcio fluido,
da un allenatore del Napoli fu il signor Carlo Ancelotti. A Napoli il calcio fluido come lo intende Garcia non piace, prepariamo un calcio ignorante. Davide Fiato, buonasera, penso che stiamo facendo succedere il finimondo, polemiche su polemiche. Il problema del Napoli sono state le nazionali, sono arrivati stanchi al match, tutto qua. Se sei quadro non puoi diventare tondo. Il Napoli è forte, diamo tempo a Garcia. Ma io sono d'accordo per dare tempo, però lo sai, non è colpa mia se il tempo poi diventa poco, perché c'è la prima di Champions, c'hai l'Inter che già sta a 12 punti, c'è il Milan e la Juve che comunque stanno facendo benino. Quindi non è colpa mia, tua o di qualcun altro, è colpa di questo sistema calcio che corre. Allora, so che c'è una telefonata, andiamoci un attimo al telefono, poi leggiamo altri messaggi. Pronto? 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 Non è pronto. Sento qualcuno in lontananza, ma non... Pronto? Chiamo. Sì, eccoci qua, Rosario, vai. Vai, pronto? Rosario, vai. Mi senti, Francesco? Vai, Rosario, ti sentiamo bene. Ciao, un saluto al mister Francesco e Diego. Ciao, Rosario. Ciao. Allora, per quanto mi riguarda, Francesco, io mi torno indietro con la mente al presidente. E vi ricordate, disse che lui aveva scelto i 40 allenatori, giusto? Sì, sì. Aveva fatto una classifica con la sua mente e scelse Garcia. Perché il modulo era il 4-3-3, giusto? Sì. E voglio chiedere al mister, mister, ma stanno giocando il 4-3-3? Oh, per me non sta giocando proprio le ultime due partite. Non è 4-3 niente, perché tu quando non sei superficiale in campo non puoi giocare. Ma mister, scusate che vi interrompo, mister. Dimmi, dimmi, dimmi. Ma qualcosa Garcia l'ha cambiato oppure sta giocando come l'anno scorso? No, ma il Napoli te l'ho detto, io dopo la partita della Lazio, il tempo, ho detto, vabbè, è stato abbiamo sbagliato il percorso, è un tempo, però dopo la partita di domenica mi sto preoccupando molto perché vedo una squadra spenta. Tu non è che ti un solo giocatore, quando sono 7-8, poi la polemica è sul cambio che tu devi mettere un attaccante e metti Zerbini, però alla fine dobbiamo uscire tutti insieme. Mister, poi... ma io ho giocato a calcio, scusate che mi interrompo, vabbè, ma là è un messaggio. Dimmi, dimmi. Là è un messaggio messo da Zerbini, perché comunque... te l'ho detto prima, io l'ho detto prima, per me è un messaggio quello, a far capire a per quanto riguarda Anguissa, vi voglio dire... Probabilmente, a mio parere, c'è cioè un mio pensiero. Se non erro, Anguissa viene dall'Inghilterra, giusto? Precedentemente? Sì, 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 sì. Sì. Quindi, se non erro, sia in Inghilterra che Spalletti ha fatto, tra virgolette, le preparazioni, diciamo, non dure, come ha fatto giustamente Garcia, giusto? Mm. Sì. E chi ne ha risentito proprio Anguissa, se voi vedete, cioè Anguissa è irriconoscibile, Francesco, quindi probabilmente lui ha accusato più degli altri, giusto? Chi ha struttura fisica importante il lavoro lo vede più sì, tardi. Però ragazzi, io mi ricordo che anche Simeone, se vedi, non è quello dell'anno scorso, perché io ho visto le poche volte che è entrato, anche lui deve prendere, diciamo... Se non gioco, Franci, ma come fanno a prendersi, cioè a prendere Rosario, giustamente la forma fisica? Rosario, scusami, a volte la differenza la fa pure il carattere, la voglia e la volontà. Bravo. Le squadre, le squadre le maturazioni giocano tre volte più di te con grinta e tu se non metti tu devi aspettare le squadre, lo sai bene, se hai giocato a calcio lo sai, le squadre faranno di più per poterti battere perché sei la capolista. Sei Napoli. Bravo, faranno. Allora quando il genere fa la partita della vita, tu ti aspetterai. Faranno sempre i pazzi, la partita ragazzi, della vita. Fanno i pazzi, dicimi la verità. Diciamo un periodo buono per lui. Vai, vai. Guardate che altra cosa è chiusa. Tu hai fatto vedere il filmato dell'esultanza. Sì. Ma chi è esultato? Se vedete chi è esultato? I nuovi arrivi. Sì, sì, lo dicevamo prima, però aspetta. Quello che hanno fame, quello come ha detto il mister, quell'hanno fame. Lo sa, dimmi. Allora ascoltami un attimo però, lo abbiamo detto anche prima, sono un fotogramma dove si vedono loro, però vicino a loro ci sono anche altri giocatori, in quel fotogramma si vede Nathan e si vede Lindstrom, però vicino a Nathan e Lindstrom c'è anche Osimhen, cioè, non è un'immagine che abbiamo fatto vedere, ma non è
la verità. Cioè, non abbiamo visto se ha esultato Elmas, per esempio. Non lo vediamo, no, perché le immagini non ce le fanno vedere. Capito? Già stiva a Napoli, Francesco. Dai, finiscila. Vabbè, dai. Voglio dire un'altra cosa e chiudo. Veloce, vai. Secondo me, mister, io posso darti quello che sbaglio, ma secondo me non sta giocando il 4-3-3, perché se vi ricordate, l'Inter con Conte giocava il 3-5-2. Chi hanno preso? Inzaghi, giocando lo stesso modulo. Io sto basando su questo, perché Robotka io non lo vedo che sta giocando come giocava con Spalletto. Chiudo e lascio spazio agli altri. Grazie, mister. Ciao, Francesco. Ciao. Va bene, mister, non so se vuoi rispondere. No, ma 4-3. Se non stanno bene non possono applicare né 3-3, né 4-4, né 5-5. Quelle condizioni che non stanno giocando bene. Ragazzi, vi prego, non chiamate sul numero WhatsApp. Domanda provocatoria: secondo voi Garcia sta fregando ADL o ADL ha fregato tutti noi? E poi perché tutti i calciatori in Serie A nella nazionale questo fine settimana? Ragazzi, la Serie A, cioè la Nazionale Napoli, c'ha 15 giocatori, non ci possiamo fare niente. E vi dico di più. Garcia era contento che sono andati in nazionale perché hanno giocato. Hanno giocato tutti, e quindi non lo diciamo neanche questa cosa della poi sì. Su chi ha, lasciamo perdere queste cose, non sono cose che a noi interessano, perché non sappiamo, non credo che nessuno sta fregando l'altro, no, Francesco? Allora, non funzionano le catene di destra e di sinistra, non stanno giocando sulle fasce, non si sta giocando niente. Allora, mo, aspetta, mo stai già buttando tutto. Il mister no, dice che siamo giocati, cioè, stai attaccando su tutto. Se dobbiamo dare delle colpe, è inutile compensare un ruolo, un reparto, eccetera, eccetera. Allora, si perde insieme e si vince insieme. Ci sono tante componenti che stanno mettendo in difficoltà in Napoli. Te l'ho detto, dalla società ai cacciatori e al mister. Il mister ha fatto diversi errori, ma per me gli errori più gravi sono le sue esternazioni che ha fatto in conferenze, nelle varie conferenze, perché non puoi dire, per me ha fatto delle dichiarazioni da direttante, non puoi dire che la squadra pensa alla gara di Champions. Per me questa cosa è grave. Noi giochiamo la Champions da 10 anni, no, ma io penso circa. Che comunque il Napoli tornerà agli altri livelli appena Clara, Osimhen, Lobot incominceranno a giocare ai loro livelli, perché gli altri sì, ma questi qua sono quelli che fanno il salto di qualità. Allora, dobbiamo recuperare in primis la condizione, perché qui ancora non c'è. Il gioco a fase alternata abbiamo giocato bene in queste partite. Diciamo che l'ultima forse è stata la peggiore. Aspettiamo le prossime due e vediamo già un scenario diverso, secondo me, vedremo. Vabbè, io me lo auguro, ragazzi, io me lo auguro. Io mi auguro almeno di vedere un gioco e di vedere soprattutto minuti nelle gambe, perché è quello bravo, che manca bravo, adesso bravo. A Napoli. Però secondo me lui sarebbe pure fortunato, perché poi a volte delle vittorie dei campionati avvengono dopo delle situazioni di fortuna. Allora, il Napoli gioca contro il Braga, che il Braga è una squadra brava tecnicamente, ma molto, molto lenta rispetto a Napoli. Che lascia più spazi, e Napoli con tutte le difficoltà che sta vivendo potrebbe andare lì e vincere con 2-0, 3-1. Basta che vinciamo, Francesco. E potrebbe ridare morale. Ma quello è il risultato del morale. Cioè, ma l'abbiamo ci detto. Vuole proprio. Poi ho visto il Bologna. Ecco, però Bologna è un'altra squadra tostarella, ragazzi. Noi siamo semi campioni d'Italia, non dobbiamo guardare. Voglio perplesso, mo stiamo pensando, ma come stiamo parlando di Bayern, di Real Madrid, mo per le buone pare che ci mettiamo a fare un Bologna. No, però purtroppo in questa condizione sì, hai ragione. Ragazzi, allora io devo andare, aspetta, fermi che c'è un'altra telefonata prima della pubblicità, veloci, pronto? Pronto, Francesco. Ciao Oreste, buonasera a te. Buonasera a Diego, grande Diego. Ciao Oreste. E a Francesco. Buonasera. Ciao. Allora, secondo me io non ho mai giocato a pallone, però voglio, sai, con faccia 35 anni già come arrivi partiti di pallone. Allora, secondo me la colpa non è di Garcia, e vi spiego pure un motivo perché. Che se voi volete la continuità dovete prendere un allenatore come Spalletti, dovete prendere un difensore, non come Kim, perché Kim non c'è stato, uno solo. Rapido però come Kim, che sa comandare la difesa.
Allora, tutti questi sapentoni che stanno criticando, mister Cassia, in acciugato sono allenatore, sono un numero di tifosi, con quattro quasi. Però, quattro sette non c'entra niente, quattro due, mister non mi può insegnare. Cioè, no. Il tattico si vince a centrocampo, francese. Ma sei dice, allora vi voglio fare una domanda a tutti quanti voi. Vai, vai. Gli attaccanti più forti della Serie A, quando state lavorando, chi ha tenuto? Il Napoli, e chi vinceva i scudetti? Chi vinceva i scudetti? La Juve. E perché vinceva i scudetti? Perché noi siamo un centrocampo scarsissimo, con Patini, okay. Con Blasi. Oreste, fermati un secondo, rimani con noi, perché ci dovrebbe essere Gennaro da Braga, quindi andiamo un attimo velocemente, tu rimani con noi. Eccolo, la cattedrale di Braga, eccoci qua, vai Gennaro. Ciao ragazzi, ben trovati. Beh, avevo nostalgia, oggi è San Gennaro, quindi auguri. Grazie, è arrivato il boato. Non potendo... ci sono anche le campane, fantastico. Dicevo, non potendo andare al Duomo, ho pensato bene insomma di fare questo primo collegamento da Braga, perché no, dalla strada, dalla piazza del Duomo, la cattedrale appunto di Braga. Ho anche un piccolo aneddoto su questa cattedrale, simpatico. Una trentina d'anni fa circa ci fu l'ultima processione di San Giorgio che venne portato qui per le strade del centro di Braga. Però furono sfortunati insomma i fedeli che trasportavano il santo, che cadde durante il trasporto, andò in mille pezzi perché era di terracotta, insomma è dall'interno del corpo insomma che andò in mille pezzi, uccidono, scapparono via centinaia di topi. Da allora, circa 35 anni fa, il San Giorgio non esce più in processione, però le campane continuano a suonare. Allora, intanto dalla regia mi chiedono di staccare un po' il microfono dalla tua bocca, perché sentiamo se no un forte rimbombo. Ecco qua. Ok, grazie Jenny. Allora, com'è la situazione? Raccontami un po', dammi un primo tuo segnale di quello che hai visto. Sei arrivato da pochissimo, è un lungo viaggio fatto di vari cambi, però sei arrivato a Braga, vedo che splende il sole, la prima notizia è questa. E la temperatura un po' com'è? Dai. Sì, temperatura gradevole. Io credo che per domani sera, in occasione del match, quando ci sarà il match tra lo Sporting Braga, lo stadio municipale, che dista circa una trentina di minuti a piedi da questa location, la temperatura dovrebbe aggirarsi intorno ai 18-20 gradi, quindi una temperatura ideale. C'è un leggero vento, splende il sole, un clima secondo me perfetto per vedere all'opera, per vedere una bella sfida tra due squadre che vogliono far bene, anche se entrambe, come dicevate voi del Napoli, ma anche il Braga, non attraverso un periodo felicissimo. Anche per i portoghesi, 7 punti in classifica con una gara in più, frutto di 2 vittorie, un pari e 2 sconfitte rispetto al Napoli. Cammino analogo però, fortunatamente per gli azzurri, una sconfitta in meno, quella rimediata nell'ultima gara casalinga contro la Lazio. Quindi le condizioni ci sono. Sono arrivato da pochissimo in aereo, chiaramente ho già incontrato, già incrociato un po' di tifosi, però il grosso del contingente azzurro dovrebbe arrivare domani. Molti non verranno a Braga oggi per soggiornare, hanno preferito di restare a Porto, che poi è l'aeroporto di riferimento, che dista una mezz'oretta di bus da qui, insomma, quindi molto vicino, molto comodo. Non c'è, ti ripeto, per ora non ho incrociato invece per le stradine del centro tifosi azzurri, ma immagino che poi, come ho detto poc'anzi, il grosso del contingente del supporto azzurro dovrebbe arrivare domani. Va bene, Jenny, allora dietro di te dicevamo la cattedrale, quindi insomma hai beccato forse qualche collega, ma insomma ricordiamo anche che la conferenza è più tardi, tu ti ricollegherai, sì. Forse credo possiamo fare un collegamento prima della nostra chiusura, poi anche con Carlo Alvino più tardi, proverai a fare la diretta sulla nostra pagina Facebook di Club Napoli, delle Club Italia, della conferenza, perché purtroppo a quell'ora alle 21... diciamo provo a darti un timing. Vai, proviamo okay, a ricollegarci intorno alle 17.30, ore vostre, ore italiane. Ricordiamo che qui c'è il meridiano di Greenwich, quindi è il meridiano zero, c'è un'ora in anticipo rispetto all'Italia. Dopodiché un paio di collegamenti di sicuro con nella puntata, nella trasmissione di Carlo Alvino, e poi stasera a partire dalle
21 ore italiane, la diretta sul nostro canale, sulla nostra pagina Facebook, Club Napoli delle Club Italia, della conferenza stampa di Rudy Garcia e Mario Rui, che farà gli onori di casa in quanto portoghese, chiaramente. Infatti, mi sembra una scelta azzeccata. Azzeccata. Ok, allora ci sentiamo dopo. Jenny, a dopo. Va bene, a dopo, ragazzi. Grazie a Gennaro D'Elena. Allora, andiamo da Oreste, perché l'avevamo lasciato un attimino in stand-by e mi dispiaceva. Mi pare che aveva fatto una domanda anche al nostro mister. Dopo risponde. Oreste, ci sei? Sì, sì. Okay. Allora, sai perché non ci occupa Garcia? Perché Garcia non mi sa solo bacia De Laurenti, ci mi piglia come allenatore. C'è il signor Presidente. E io dunque la coppa a questo punto avete coraggio di dire la società ha sbagliato il progetto. Perché tu si muina non gimma, mi piglia un difensore pronto, che ti dà garanzia. Mi devi prendere un allenatore su ora a continuità. Come Spalletti, il suo modo, perché un allenatore che va a cambiare un allenatore, sa i pregi e i difetti di questo allenatore. Se l'allenatore non cambia mai, e gioca nei suoi modi di gioco, e non muove a cambiare, di che spiego, non a cambiare, non mi fa uno di Spalletti, ma a cambiare pure uno giovane, ma a prendere un allenatore che... Doveva arrivare Galtieri, ora, e poi ci siamo trovati Garcia. Doveva arrivare Galtieri e poi non è arrivato. Oresta, gli allenatori non sono tutti uguali, neanche negli schemi, perché quelli poi alla fine gli schemi sono i giocatori. Tu dici non ce la dobbiamo prendere. No, è vero, ma è che noi ce la prendiamo, è un brutto momento per il Napoli e dobbiamo uscire. Come sta dicendo anche Francesco, è stato scelto l'ultimo momento e mister Garcia. E allora tu comprendi su Garcia. Vabbè, ma noi abbiamo detto che le colpe sono più per le sue esternazioni che per i suoi errori tecnici, secondo me, perché sta trasmettendo negatività al gruppo. Poi, attenzione, scusami Francesco, ti interrompo, e poi chiudo, mi saluto. No, vi dico una cosa, io ho fiducia di mister Garcia, perché il campionato è lungo. Noi l'anno scorso, nel momento puntanante, dice me il Napoli si può prendere l'anti Napoli, l'anti Juve, l'Inter, una volta mettevano un Milano, ma ora l'Inter è 5 punti della Coppa, non è la prima appeggiata l'Inter. Sì, la possiamo andare a prendere, perché no, ma ragazzi, questa è la prestazione che ci preoccupa. Questa è la prestazione di allora, io vedo che sono oggi, io ho visto quel ragazzo brasiliano, il difensore. Sì, Nathan. Prima che ho visto, c'è i piedi molto educati. Stavo per i lanci 30 metri, 40 metri, così mi andava proprio a nozze. Vediamo, io mi auguro tutto, però ragazzi... Oreste, perfetto quello che hai detto, c'è un bel piede, così mi andava a nozze. Ma lui la cosa più importante è fare il difensore. Brava, da fu difensore. A noi ci interessa non far prendere con il Napoli. Mister, voi mi insegnate, la difesa... Se non hanno un forte centrocampo che non fa frizzo, a difesa è possiamo pure i più grandi difensori del mondo, pigli i gol. È normale che sia. È un paio di demoni che sta pigliando i gol e te ne attimo alla treta là. E non te ne sono la team. Va bene, non siamo un difensore, non è che sono un difensore che tiene 34 anni. Sì, tanti rispetti per l'uomo e il calciatore. Che facevano i riserve e i riserve. Va bene, grazie mille. Per sempre Forza Napoli. Dobbiamo correre in pubblicità, non so se volete dare un'altra risposta a Oreste su quello che ha detto. No, perché parlare dopo. Va bene, allora andiamo in pubblicità e torniamo, dai. Intanto dalla società ci riferiscono che una notizia, diciamo che non era veritiera, data da alcune testate, dice che la squadra era a bordo dell'aereo, poi sarebbe scesa e poi rientrata nell'aereo. Questa cosa non è vera, Napoli sapeva forse del ritardo, sono arrivati all'orario diciamo previsto, sono entrati nell'aereo pronti per poi partire e quindi non ci sono stati assolutamente nessun tipo di problema. Vogliamo dare una risposta a Oreste su quello che diceva e poi dopo andiamo avanti, dai. Il fatto dell'allenatore, il fatto è 4 a te, ho detto, gli allenatori uguali non esistono, ognuno ha le sue idee,
Io purtroppo i grandi allenatori per me sono quelli che entrano nella testa dei giocatori, quelli, perché lì è la cosa più importante, è la molla che fa diventare un giocatore importante. Però noi a Napoli abbiamo un brutto vizio, no? Gli allenatori prima li critichiamo e poi li esaltiamo. Spalletti a Napoli era stato criticato sia appena arrivato che nella seconda stagione. Sarri all'epoca doveva essere in primis, venne criticato per il suo arrivo, poi dopo venne criticato per le prime quattro partite e poi è stato esaltato. A Gelotti Francesco, era un fenomeno. Il Napoli si ama, però da posso dire una cosa. Ma Spalletta, due anni fa, io ho fatto una cosa su Facebook, in diretta, ho detto, ma che ci dobbiamo fidanzare con Spalletta? Non te ne capite, non mi piace, è brutto, è antipatico, è storto. Per dirti, però io adesso Spalletta è rimasto nella storia del Napoli, sarà l'allenatore che amerò di più, però non mi dire niente. Lo odio per il fatto che è andato via, perché questo casino, scusatemi la vocalità, parte anche da lui. Perché tu vinci lo scudetto, ma... con un anno di contratto, ma chi ti tocca più? Sei il re di Napoli, bravo. E questa cosa non gliela perdono. Poi il fatto di Ancelotti, ma come si fa a far fuori Ancelotti? Se i giocatori li vogliono, sono loro che ti fanno fuori. Sì. Capito? Miglior allenatore al mondo. Ma facciamo che non c'era Garcia la guida del Napoli, no? C'era Spalletti e faceva lo stesso avvio di campionato. Io questo mi sono secondo domandato. Voi? Quello no, mi sono Spalletti... Critica sempre, ma non così. Si perdonava qualcosa. Si perdonava qualcosa, sono d'accordo. Ma lui poteva anche non vincere lo scudetto, no? Però vinceva qualche coppa, rimaneva sempre uno degli allenatori più importanti della stagione della storia del Napoli. Ma noi tifosi dobbiamo capire che siamo pure noi nella testa. Siamo a tranquillizzare. Ci dobbiamo tranquillizzare, perché l'anno scorso è stato strepitoso. Questo è un anno che sarà difficile, perché dove andiamo su qualsiasi campo troveremo una guerra. Però le prime partite, però speriamo di uscire presto. Basta due o tre partite di fila e la squadra inizia a cambiare. Già una vittoria ti porta morale, ti fa lavorare meglio, di passione, dai. Già una vittoria in Champions, comunque già ti dai tre punti nel girone. Per me diventa importantissima, sì. Veramente diventa importantissima questa partita. Però vi posso dire una cosa? Sì. Allora, secondo me sono stati fatti anche qualche errore tecnici da parte della dirigenza. Allora, non voglio pesare sulle prestazioni di Meret, però vi dico la verità, io ero uno dei pochi a difenderlo, però a me non mi convince. Però la partita col Genoa non gli possiamo accusare tutti e due. No, il secondo gol, che dite? Io non ho visto. No, ma era peggio di un rigore, ancora più vicino di un rigore. No, l'uscita, sull'uscita. Ah, sull'uscita. Vabbè, sull'uscita sì, sappiamo che l'abbiamo così. Analizzata ieri. Però pare che Østigard, ieri abbiamo fatto le slide e abbiamo visto che Østigard lo va un po' a ostacolare. Ma lo va a ostacolare quando lui sta uscendo. Quando lui sta uscendo. Però si fronte incisivo. È il primo gol, Bania, a Numetra. Colpe testa hanno metri. Ma quanti erano i difensori? È il difensore, no? È Juan Jesus. Allora, è un portiere che non fa miracoli. È un ottimo portiere, ma non è mai incisivo. Poche volte è incisivo. Abituato a tagliare la tele. Quando tagliare la tele giocava, volava. Era Batman. Allora andiamo al telefono, ragazzi. Pronto? Questa autostrada è un muro. Buonasera, caro Antonio. È il mister. Buonasera. Ha detto bene lei prima che Meret è un po' timido. L'ha detto pure Yitz, deve crescere Meret, deve crescere ancora. Però è colpa di Meret. Buonasera, direttore. Buonasera, Antonio, ma perché è colpa di Meret? Volevo dire un paio di cose, direttore. A Roma, Lazio e Roma, tutte e due squadre, hanno 7 punti in tutto. E non fanno questo casino che fanno a Napoli. Due squadre tu non stai a Roma. A Roma è una bolgia. E poi a Milano, l'Inter c'è un giocatore, Frattesi,
non lo fa giocare titolare. Noi a Napoli stiamo facendo un casino, un danno, quanti auguri. Quando non gioco, quando Frattesi non gioca titolare, non dicono niente a Milano. Noi facciamo proprio un casino, inutilmente. Il Napoli ha avuto 3 tiri in porta, 3 gol. Perché il primo gol del Genova era da annullare. Ha avuto 3 tiri in porta, 3 gol. E stiamo facendo una tragedia. Hai ragione. Hai ragione, però Frattesi non sta giocando adesso, ma giocherà nel futuro. Però chi gioca prima di lui non è che è uno che è scarso. Cioè, no, assolutamente. Barella che gli altri pure su bravo. Non è che però Frattesi in prospettiva è fortissimo. Andò, ti posso fare allora te la dedico a te, direttore, te la dedico a Frattesi, se giocasse nel Napoli. Adesso Anguissà deve fare l'operaio, non deve fare il tecnico, come ha detto il mister. È partito un po' da capo, Anguissà, vuole fare Maradona. Anguissà, deve avere capoci. Antonio, non riusciamo a fargli una domanda. Antonio, ascolta sì, Diego. Ti fidi della coppia Juan Jesus Rachmani per tutta la stagione? Ma non c'ho, mo è tannata, Juan Jesus, non c'ho, poi mo devi inserire il ragazzo, dobbiamo vedere se è carne o se è pesce, perché i scout del Napoli non hanno mai fallito. Non hanno mai sbagliato. Stiamo facendo? Oh, non lo conosciamo ancora, dobbiamo vederlo in campo, com'è sul giocatore, e poi lo giudichiamo. Ma senza conoscerla, Natan, ma rapigiate, che fa? Frattesi, ha pagato 40 milioni, non gioca titolare nell'Inter, non dicono niente a Milano, non fanno come in Napoli, noi siamo disfattisti, ci rompiamo le ossa fra di noi. Diretto, però mo ti voglio dedicare una cosa. Vai. Diritto sempre Napoli, mamma, voilà. Lascio tu, perché tu sei papà. Grazie al nostro Antonio, grazie al nostro... C'è pure quello che ti dedica la canzone, sì, dai. Allora, andiamo con i messaggi, poi ritorniamo al telefono. Francesco, buonasera. Dove è finito il Napoli? Domandatelo a Garcia. Carlo da Ercolano, prima se ne va, è meglio è per i napoletani. Ragazzi, c'è un disfattismo troppo alto. Ma ormai sei entrato in quel loop di dare addosso a Garcia. Non si ascolta nessuno più. Io personalmente, anche ieri sera, ho detto aspettiamo 3-4 partite. Su 3-4 partite, la Champions, Bologna e poi. Ma perché dobbiamo aspettare? Mica lo puoi cacciare mo. Allora, io sono del parere che lui almeno un anno deve restare. Anche perché... non ci sono allenatori all'altezza che potrebbero cambiare le sorti del Napoli, secondo me. È bene, vai a prendere il Conte nel caso, ma a parte che il Conte prende 12-13 milioni, poi esci troppo dal contesto. Ma secondo te la piazza lo vuole a Conte? No. No. E tu lo sai invece, da 2 giorni a questa parte, leggo solo di Conte anche da persone che dicono ma a me non mi piace Conte, io voglio a Conte. Diego, così va primo, bastonarsi. Ma non dobbiamo ragionare. Non deve essere così, non deve essere. Allora, dobbiamo essere tutti d'accordo. La pecca del Napoli purtroppo è la tifoseria. Lo devo dire, purtroppo è così. Andiamo troppo. Ti metto anche io come tifoso. Andiamo troppo. E vedere il Napoli poi in certe situazioni. Non c'è equilibrio. Il Napoli non ha vinto negli anni anche per questo. Quello è il problema. Per me il problema è questo. Abbiamo fatto passare Ancelotti come un fesso e non è stata una cosa... Da permettere che Ancelotti, secondo me, il primo anno ha vinto lo scudetto. Se vai a vedere la storia di quell'annata, Ancelotti ha vinto lo scudetto al primo anno. Eh sì, quello sì. Ma al secondo anno deve togliere Amsic a gennaio. Ragazzi, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sento che qualcuno c'è. Sentiamo la TV. Pronto? Pronto? Sì, sei in diretta. Pronto. Qual è il tuo nome? Senti, io mi sento a tratti. Avrò a voi di sentire di più. Comunque vi chiedo, già ho visto
Sono Francesco da Giugliano. Vai Francesco, vai. Già l'avevo chiesto la settimana scorsa, non mi avete risposto. Chiedo un po' a tutti voi due cose. La prima è perché con due settimane di sosta, ha detto dell'allenatore, questo l'ha detto l'allenatore, c'erano alcuni giocatori come Nathan che avevano bisogno di lavorare un po' in più. Invece in 15 giorni sì, e noi hanno fatto 4 o 5 allenamenti. Lucia aveva il problema che gli è nato un figlio. Allora tu potevi dare un ordine al tuo lavoratore atletico e gli faceva allenare. Invece no, le ha mandato come si dice a no, l'abbiamo perso, sì. Francesco, non so se è caduta la linea regia, io non ho capito neanche. Allora, cosa lui diceva facendo. Praticamente è nato il figlio a Garcia, sì, e lui ha lasciato i giocatori, quelli che avevano bisogno di allenarsi tipo proprio Nathan, così in mano ad altre persone. Però io vi posso dire che Garcia è stato fuori, ragazzi, veramente due giorni. Il resto è stato qui e comunque aveva allenato la squadra. C'era il periodo anche che erano le nazionali, lui non è che ha dato due giorni. Non è perché se ne è andato due giorni vicino ai partiti. No, queste sono altre condizioni. Ma ragazzi, ma assolutamente no, infatti, sono d'accordo. Poi il fatto aspetta, devo dire una cosa, poi la voce dei bambini è voce della verità, no? Ora lo devo leggere per forza, sì, che mi stai inondando di messaggi, esatto, che è mio figlio che dice: la sconfitta del Napoli è stato solo un brutto momento, stiamo calmi. Competente, ecco, ha ragione, è un uomo saggio. Allora, andiamo al telefono, pronto? 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 Sì, sei in diretta, vai. Sì, mi sento a tratti. Allora la regia ci aiuterà, però intanto tu dici la tua, dai. Abbiamo perso. Pronto? Sì, è noi fatto. Ti sentiamo, parla tu. Ok, adesso vi sento perfettamente. Sono okay. Luca dei Colli Aminei. Buonasera, direttore. Buonasera. Va, ciao, buonasera a te. No, io volevo dire solo la mia, nel senso che io sono uno di quelli che... Credo che De Laurentiis adesso abbia diritto a un po' di credito, nel senso che sono uno che l'ha sempre criticato. Sono uno che a cui non piaceva nemmeno Spalletti, nemmeno Di Striscio. E quindi mi sento di pazientare, seppur con qualche preoccupazione. Cioè, bravo, bravissimo. Una piccola critica la solleverei, in quanto secondo me, come penso che sicuramente sapete, l'anno scorso il Napoli impostava con due giocatori, sia con Lobotka sia con Kim. E oggi questo giocatore non c'è, sarà sostituito in ritardo. Quindi per me, premettendo che penso sia una società di livello, non faccio fatica a pensare che il Napoli abbia preso Nathan solo perché voleva Nathan. Il Napoli, secondo me, il mio modesto parere, ha preso Nathan perché voleva qualche altro giocatore. Non ci è arrivato, per motivi che magari non sappiamo. E ha preso Nathan allo scadere, insomma, quasi a quindi fine come ultima scelta, per me è una... come scelta, ma non so finale. Se sia l'ultima, ma non è una prima scelta. Ti faccio fatica a pensare che una squadra che sta ad aprile, che Kim se ne va, perché già lo si sapeva, e prendendo un difensore centrale titolare ad agosto, cioè per me, a meno che poi devo cambiare insomma visione sulla scelta, devo pensare che sono incompetenti, ma questo non mi verrebbe da dirlo. Detto questo, io mi sento di dare un po' di critica, cioè di non criticare e di dare un po' di credito all'allenatore e alla società. Eppure ripeto con qualche perplessità, perché per me io non vedo una squadra che gioca, non vedo palla a terra, non vedo impostazioni di gioco, vedo una confusione e secondo me c'è anche un po' di malcontento all'interno dello spogliatoio. Però questa è una cosa che secondo me va guarita con una vittoria. Poi sto sentendo parecchie, il Napoli ha la pancia piena. Ma la pancia piena di che cosa? Il Napoli ha vinto un campionato. Ragazzi, a me sta pancia piena mi fa impazzire. Io non è che sono d'accordo con mister Daniello, con mister Di Lindo, però io continuo a dire, ragazzi, per me la pancia piena ce l'hai quando hai vinto 10 scudetti, 3 scudetti. Esatto. E allora dici, vabbè, ok, me ne vado un po' in vacanza, tra virgolette. Però
Ma dimmi, abbiamo detto pancia piena, però abbiamo pure detto che il Napoli deve giocare il 120-130, non nemmeno 110. Perché troverà sempre squadre che l'attaccheranno. Questo no, e soprattutto troverà ogni squadra che farà la partita della vita, perché sono i campioni. Poi io sinceramente, dal mio punto di vista, dopo aver vinto un campionato, speravo di fare un anno più tranquillo, più felice. Ma io tutti i giorni, mamma mia, a sentire lamentele dappertutto. Vabbè, mamma non possiamo vivere sempre di gioia, ma abbiamo avuto un momento così e poi da qua a fine campionato viviamo di gioia. Lo so, secondo me era prevedibile che con un cambio allenatore, cioè io sentivo, no, ma Garcia farà le stesse cose di Spalletti. Ragazzi, scusate, ma se un allenatore deve fare le stesse cose che fa un altro, allora con tutto rispetto vado io, risparmio di una persona, era plausibile che l'allenatore fa, cioè ognuno fa il suo gioco, c'è la però su Nathan, scusami, ti voglio dire una cosa su Nathan, però logicamente quando facevo l'allenatore fino a poco tempo fa, comunque quando dovevo prendere il giocatore, perché mi dicevo io chi dovevano prendere e chi mi potevano prendere, gli davo delle indicazioni, chi mi potevano prendere uno o un altro. Perché poi alla fine il veto lo deve mettere l'allenatore, che se sbaglia il giocatore, ma alla fine tu l'hai voluto tu, perciò questo è il dilemma. Poi però se cambiare il calcio benissimo. Lo prendono altri senza che l'allenatore dici mi serve questo, allora no, mi faccio davanti. Ci dispiace ragazzi, no, non è così. Mi scuso con Luca, ma Diego è così, è che si deve dire il quadro che dici tu, però poi alla fine tu mi pigliate il quadro che volevi. Allora, lunghissimo messaggio di Luigi da Casoria. Luigi, vi prego di essere anche un po' più brevi, dice buonasera, quando a suo tempo fu annunciato Garcia pensai che era uscito pazzo padrone in senso negativo, però con una squadra che abbiamo non doveva essere difficile allenarla e gestirla al meglio, poi si è passati al calcio giocato e ancora faccio fatica di come si è ridotto questo Napoli. A Genova abbiamo fortunatamente pareggiato, ma oltre al Napoli il peggiore in campo è stato l'arbitro con una prestazione nettamente insufficiente. Mi auguro che chi di dovere sappia porre rimedio a questa situazione, non di evitare di disputare un campionato anonimo e soprattutto di spaccare lo spogliatoio, perché bastano un altro paio di risultati non positivi e ci potrebbe succedere. Speriamo di no, aggiungo io. Stasera vedo domani il mister si è ricreduto, siamo tornati al Napoli campione, quindi giocheranno i titolari, ma ragazzi i titolari giocheranno, ma hanno già giocato, sì. Il problema è che ci manca un grande titolare che si chiama Kim, che per me, ripeto, non è stato sostituito, mi potete mettere tutti i Nathan di questo mondo davanti alla difesa, io continuo a dire che per me Kim non è stato sostituito degnamente, poi spero da domani sera che Nathan faccia il più grande campionato del mondo, diventa pallone d'oro per la difesa, però io ribadisco, per me il difensore non è stato acquistato, stop, e tutto questo ne concerne perché la difesa casomai non ha gli automatismi che aveva l'anno scorso, ha un po' un giocatore come Juan Jesus che non può fare il titolare per quattro partite consecutive. Ascolto, non è la difesa. No, ho capito che non è la difesa. Facciamo dire a porta. Diciamo che è un po' tutto. Questo periodo qua. Il problema potrebbe essere serio, però siamo fiduciosi. Recuperiamo la condizione in primis, la condizione atletica e mentale. Un po' di fortuna. È un po' di coraggio in più da parte di tutti. Ma ci bisogna stare uniti in tutti i sensi, con la società, uniti con i giocatori, uniti tra i reparti loro. Bisogna stare uniti. Questo è il momento, purtroppo si sapeva che prima o poi succedeva una cosa del genere. Quindi non per attaccare la vostra categoria. No, aspetta, fammi di parlare. Non per attaccare la vostra categoria, però pure voi, ma mi parlo in generale. Certo. Ma pure perché se diceva a me te, non usciva dallo studio, diciamo in diretto. Rimanevo con l'Albino. Allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità, ricominciamo con le telefonate, abbiamo ancora mezz'ora, quindi di fare ancora un po' di telefonate, un po' di messaggi e poi lasceremo, ripeto, la linea dopo a Carlo e poi prima noi vediamo di collegarci di nuovo anche con Gennaro Delè. Allora, fermi lì, pubblicità. E allora eccoci tornati in diretta fino alle 18 come di consueto, poi tutti i vari appuntamenti, ripeto la conferenza è stata spostata alle ore 21 in Italia, è stata confermata, la manderemo sulla nostra pagina social Club Napoli Telecleb Italia su Facebook, quindi
potete seguirla anche lì. Allora, con l'aiuto della regia, vediamo se c'è un'altra telefonata, se no leggiamo ancora un messaggio. ADL ha trasformato i destini forti in destini deboli e di conseguenza in giocatori deboli, non date colpa a Garcia. Giuseppe da Secondigliano. Però aspetta, io Giuseppe non me la sento di dare né per forza la colpa alla società, né la colpa all'allenatore, né la colpa alla squadra. Siamo tutti in questa barca, ci siamo tutti, c'è la società per aver, secondo me, fatto un mercato che poteva essere sicuramente fatto meglio da campioni d'Italia. C'è un allenatore che deve ancora entrare nella mente forse di questi calciatori e, come abbiamo detto prima, ci sono una serie di calciatori che in questo momento non stanno rendendo come tutti. Io non me la sento di dare la colpa ad un solo protagonista. Siamo d'accordo su questo, mister? No, è un po' di tutti. Ma l'abbiamo detto prima. Perciò questa è la forse è la domanda. È pure azzardato dare delle colpe, secondo me. No, colpe, cioè, delle responsabilità. Francesco, ti do una notizia, sono usciti i convocati, non c'è Gollini, sì, allora quindi non parte. E Dasiak, centrocampo non c'è Dembélé perché non fa parte della lista comunque per la Champions, c'è Gaetano, Lindstrom c'è e il resto tutti i soliti praticamente, ci sono i... C'è Garcia? C'è Garcia, eccoli qua, vedi, eccoli. Brava la nostra regia. Sempre in versione centroabbronzante. Sì, sempre in versione centroabbronzante, vediamo Lindstrom e questi sono i convocati. Vabbè, Demme non c'è proprio nella distinta del sì. Napoli, perché la UEFA lui aveva... Ma Lindstrom lì potrebbe essere un segnale. Un segnale, sì, potrebbe essere titolarità. Un segnale, Francesco. Sì, perché l'altra volta, pure quando ha giocato per lui... Ha giocato Ostigard con Genoa, c'era Ostigard sì. sotto la, sì. ai convocati, o la formazione, non mi ricordo. Sì, però insomma potrebbe essere un segnale. Sì. Al posto di Kvara? No, perché lì può giocare a sinistra, però no, ma dai, no, non credo. No. Così fosse veramente si inizia a creare il caso Kvara, evitiamo ragazzi, non cominciamo perché sennò poi la fine. Vi prego. Allora, andiamo al telefono, pronto? 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 Sei in diretta? Ciao Francesco, scusa, non ti ho sentito. Costantino da Portici. Sì, bravo. Vai Costantino, vai, dacci la tua domanda oppure la tua considerazione, dai. La mia riflessione è questa. Io credo che l'allenatore bisogna, insomma, lasciarlo lavorare, diciamo. E anche se inseriamo un altro allenatore non ci sono più i tempi e si crea, diciamo, qualche malumore, diciamo così, non si riesce, insomma, a sintonizzare bene la cosa. Poi un'altra cosa, l'unica cosa che mi aspettavo dall'allenatore, che quando è venuto, insomma, doveva, visto che è un allenatore di spessore, non è di primo pelo, pelo, va. Doveva chiedere, insomma, come hai detto tu, che la società gli doveva pretendere almeno due centrali, diciamo, nemmeno uno, due. E poi questo malcontento, diciamo, ci può stare anche dovuto, non ci dimentichiamo che abbiamo molti contratti ancora in sospeso, diciamo, lo stesso centravanti, Zirischi, poi doveva convocare lo stesso Kvara, insomma, perché è inammissibile che Kvara piglia ancora 1 milione e sta allo stesso livello dello stipendio di Zerbin, cioè questo, con queste cose... Si credono. Non esageriamo, Zerbin prende molto 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 meno. Sta quello lì, dopo Zerbin chi Kvara, è sì, che prende? Sì, sì. Zerbin è un altro, mi sembra il portiere, è il terzultimo come remunerazione, e questa è una cosa inammissibile, ci doveva stare come un colloquio la proprietà. Aspetta, ti risponde il mister. È un giocatore come, insomma, il nostro fuoriclasse, che per me è un fuoriclasse, prende 1 milione, però purtroppo ha fatto un contratto quando non era il fuoriclasse di adesso. Ci potevano stare dei tempi, aspettare un po' i tempi migliori e chiedere un aumento, perché poi a lungo andare è un giocatore che merita dei soldi. Però in questo momento il procuratore che ti dice la situazione, non sta tanto bene,
E questo è un po' di quello, un po' di quello sta facendo un po' male a questo, no? Perché poi noi ci appelliamo l'allenatore, il giocatore, i procuratori, i controllati. Io dico solo di stare tutti uniti e di uscire da questa situazione. La prima vittoria che faremo, ritorneremo in Napoli dell'anno scorso, è un mio punto di vista. Però purtroppo le problematiche ci sono, perché una squadra come Napoli non può stare 70 minuti senza fare un tiro in porta. Ma la vittoria è quella scintilla che poi ti porta anche mentalmente nelle partite successive a dare un rendimento maggiore, da dare, certo, ti dà fiducia. Sì. Lo stesso Osimhen, noi l'abbiamo visto col Genoa, non era lo Osimhen delle altre partite, non era arrabbiato, lui solitamente si incazza, vadeva a stare a termine con tutti. Tranquillo. Però. Col Genoa non era proprio così, quindi secondo me hanno bisogno di una forte motivazione, l'unica cosa che può darle in questo momento è una vittoria. L'ultima cosa, Costantino, vai. No, l'ultima cosa che volevo dire è che non ero molto, diciamo, con il mister che sta con voi, è il fatto che già l'anno scorso, se ci ricordiamo, con Spalletti, da marzo in poi molte squadre avevano preso, diciamo, le giuste misure sul 4-3-3. Quindi io tutti i torti, diciamo, al nuovo mister che cerca di dare, diciamo, un input differente rispetto a 4-3-3 ci può stare. E nel contempo io penso che lo stesso presidente abbia imposto al nuovo allenatore di far giocare di più il centravanti, Gaspadori. Su questo io ho delle, no, dubbi, però ho delle idee. Secondo me è vero, però io mi domando, lo faccio anche con te, Costantino, ma perché noi dobbiamo vendere Raspadori? Cioè, quando tu fai vedere un calciatore, vendono, però valorizzare. Valorizzare sono d'accordo, però vendere, lo devi vendere. 35 milioni. Si può attendere un altro anno. L'anno prossimo Spadori è ancora giovane, può giocare. E non solo, e poi al 90% si mette. Dovrebbe andare via Osimhen. Bravo, bravissimo. L'ultima cosa che voglio dire è effettivamente, come non so, è stato la persona che ha chiamato prima, che Anguissà, io lo vedo molto giocare sulle punte, diciamo così, rispetto all'anno scorso, cerca di fare molto, si mantiene un po' leggero, diciamo così. Insomma, si vuole un centrocampista duro come era l'anno scorso. Questo è il mio pensiero. Va bene. Grazie Costantino, grazie per il tuo contributo anche alla nostra discussione. Danny, buonasera, anch'io sono dell'ipotesi che un po' di appagamento inconsciamente crea, certo non aiuta neanche la questione dei contratti e degli stipendi. Danny Di Lorenzo, ciao direttore, secondo me il problema è che già non abbiamo il portiere di personalità, quindi non avendo più un centrale forte facciamo fatica dietro. Pietro, tu però dicevi questo fatto che non è colpa della difesa, secondo te? No, il problema è generico, secondo me. Parte dal centrocampo, l'attacco. Caro direttore, sono Carmine da Vicequense. Com'è possibile che dopo 4 giornate già condannare l'allenatore, la squadra? Siamo dei disfattisti. Vediamo cos'è nata, vediamo la partita di domani, di domenica a Bologna. Poi l'entrata di Zerbin domenica non può essere un messaggio ai titolari ad impegnarsi, e lo dicevamo anche più di una volta, e a capire il suo modulo. Penso che ci sia della confusione. Con 2-3 risultati positivi il Napoli volerà. Però vedi, caro amico, caro Carmine, tu hai ragione che forse in questo momento c'è un po' un attacco totale, però lo dici pure tu, penso che ci sia della confusione. Quindi chi la fa la confusione? La fa il non capirsi tra allenatore e squadra. Io non voglio accusare, ripeto, nessuno, però mister, pure tu avrai avuto una squadra e casomai non ti capiva all'inizio, poi ci hai lavorato, no? Ci hai parlato con questi ragazzi. Ma io ti ho detto il fatto di questi, perché a noi se gioca Osimhen, gioca Clara, incominciano a giocare, il Napoli si riprende, perché il Napoli adesso ha bisogno solo di risultati. Però io non posso ammettere, campione d'Italia, giocare a Genova come abbiamo giocato. E io sono uno che do tempo a tutti, perché è presto, pure io dico, forte. Subito giudicare, però quando vedi una situazione e poi ne vedi un'altra, uno fa questo, un altro fa quell'altro, come si dice, 5-6 fanno una bella cifra. Quello è il problema. Beh, hai ragione. Allora, altra telefonata? Pronto? Sì, pronto. Buonasera, buon pomeriggio. Ciao, qual è il tuo nome? Francesco da Salerno. Ciao Francesco. Allora chiedo a Francesco di parlare un po' più vicino al telefono, perché sentiamo leggermente lontano. Vai, mi sentite adesso? Vai,
Allora, io la colpa, allora, carissimo dottore, io la colpa non me ne la vorrei dare ai calciatori, però secondo me sono loro i colpevoli, perché noi per esperienza nel calcio Napoli abbiamo criticato Benitez, abbiamo criticato Spalletti, abbiamo criticato Gattuso, abbiamo criticato Ancelotti, ma a un certo punto quelli che non si comportano bene e che non ne fanno il proprio dovere sono i calciatori. Kvaratskhelia ha giocato malissimo a Genova, Osimhen ha giocato malissimo. Io non vorrei che sono anche i contratti da firmare o da migliorare per Kvaratskhelia sarebbero queste le problematiche, perché questo sta succedendo in tante squadre, perché pure a Salerno per esempio la Sedana ha un problema con Dia che non torna a Salerno perché voleva andare in Inghilterra e gli avevano promesso un contratto da 6 milioni di euro all'anno. Certo. Secondo me chi sta rovinando il calcio sono i procuratori, per me sono i calciatori che secondo me sono quelli che non si comportano bene, perché secondo me Rudy Garcia dopo, quando ha visto che Anguissa non giocava bene, Kvaratskhelia non giocava bene, lui ha messo Raspadori, Politano e Caiusto, ha preso in 5 minuti il pareggio. Non è che dobbiamo dire anche che l'allenatore non c'è la mano sua, perché come lui ha messo quei tre calciatori, il Napoli ha pareggiato la partita in 4 minuti. Quindi secondo il mio parere sono i calciatori che devono avere un confronto con il mister e capire dove va bene e dove va male la situazione. Questo secondo me è il mio parere. Va bene. Dottore, calcio. E poi dopo, in questo, perché io mi ricordo una cosa, mi ricordo Silvio Berlusconi, quando non volevano Sacchi, Gullit, Van Basten e altri calciatori che mandarono la lettera al presidente, bene. Il presidente scese negli spogliatoi e disse: chi non vuole Arrigo Sacchi come allenatore del Milan faccia la valigia e se ne va. Un abbraccio, grazie. E buona serata, buon lavoro. Grazie, grazie ancora. È un'ottima analisi. Però 30 anni fa è una cosa. Bravo, 30 anni fa. Altri giocatori e altre esperienze. Berlusconi non c'è Sacchio. E questo anche è vero. Allora, ancora messaggi, se ci fate caso, anche se è un po' distratto, vedi Lazio e Genova. Enzo da Marianella, buonasera direttore, che vuol dire il penitente giocare con il 4-3-3? C'è differenza tra il 4-3-3 di Zeman e il 4-3-3 di Garcia e quello di Spalletti? Voglio dire che l'atteggiamento che conta, non il 4-3-3. Penso che l'abbiamo detto. Quello che abbiamo detto anche prima. Non è il modulo, ma non è soltanto, è anche il modo di adottare il modulo, no? Di interpretare. Allora, voglia di fare analisi di qualsiasi genere. Garcia è scarso, arrogante, spero che se ne vada quanto prima per il bene del Napoli, altrimenti sono guai seri. Salvatore da Napoli. Io ragazzi vi leggo un po' tutti, però ragazzi, stiamo calmi, veramente stiamo, secondo me si sta alzando troppo l'asticella verso l'allenatore, perché sì, sono 3 partite, sono 4 partite, però diamogli veramente il tempo materiale. Tutti gli allenatori hanno iniziato come i missili a fare tutte le vittorie consecutive, quindi vero, se riescono altri risultati negativi nelle prossime partite, allora aspettate. Ci fermiamo. Io ti faccio un esempio. Addirittura Klopp nel suo primo anno al Liverpool fece male. Nel suo primo anno. Klopp sta ancora al Liverpool con dei risultati che sono storici. Certo. Allora facciamo l'ultima telefonata adesso, perché poi vorrei sentire ancora Gennaro D'Elena da Braga e poi facciamo un giro finale noi. Allora, l'ultima telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, chi è? Enzo. Sì, Mario da Pozzuoli. Mario, avevo detto Mario. Mario da allora, Pozzuoli. Mario, vai. Allora, volevo dire questo, ma le colpe sono di tutti, sono della società, dell'allenatore e dei calciatori. Non è che è di specifica, è di una sola specifica. Da parte della società, le colpe della società sono quella di non aver preso un calciatore sapendo che Kim si andava da gennaio, l'hanno preso a fine agosto il sostituto di Kim, quando bisognava prenderlo già 2 mesi prima, tanto si sapeva che Kim se ne andava. Poi le colpe della società sono quelle che Osimhen ancora non ha firmato. E se a gennaio un'offerta, penso che è meglio che se ne va Osimhen, perché poi dopo a fine anno lo dobbiamo quasi regalare, perché è un anno di scadenza di contratto.
poi ci sono le coppe degli Francesco allenatori. Rabone, Sì, c'è un altro anno, ma con un solo anno di contratto. Non comanda più il presidente, è il mercato che ti fa il prezzo, bravo. Non è più Mario, il presidente che può dire. È un po' come il caso Mbappé, praticamente uguale. Mbappé va in scadenza a breve. Perché ora il presidente fa il prezzo, ma poi lo farà il mercato il prezzo, quindi il presidente non potrà fare niente più. Quello che gli offriranno, quello gli, lo dovrà cedere. È la legge del mercato. Poi le colpe dell'allenatore, le colpe dell'allenatore sono queste, l'allenatore ci deve mettere del suo, perché sennò non esiste un allenatore che fa giocare la squadra come faceva giocare l'allenatore precedente, sennò è inutile che veniva lui, si mette Edo De Laurentiis, lo faceva, diceva ragazzi, voi come giocavate, giocate, non c'era bisogno di prendere un allenatore. Però lo sbaglio dov'è? Che l'allenatore doveva mettersi del suo, ma col tempo, non fare un reset in un mese. Col tempo, piano piano, ci metteva del suo, faceva incominciare a giocare la squadra come sapeva giocare. Col tempo, piano piano, poi ci metteva il suo, perché ha fatto capire alla squadra, voi come giocavate non sapevate giocare, vi faccio vedere io il calcio. E qui i giocatori se la sono presa. I giocatori non è che non corrano, un poco perché c'era una preparazione fisica di altri tempi, hanno fatto fondo, non hanno fatto la classica, quella moderna che si gioca con col pallone, fanno allenamento col pallone, quindi fanno un allenamento molto leggero, hanno fatto un allenamento di come si faceva prima, col fondo, con le corse, con le ripetute, vabbè, lasciamo stare. Quindi ci vuole un po' di tempo per smaltire questa preparazione, ma i calciatori vedo che non si impegnano perché si sentono mortificati del fatto che come giocavano loro non va bene. Allora qui bisogna dire questo, non esiste, non è il problema che disse il presidente Garcia fa giocare la squadra col 4-3-3, no, quelli sono numeri. Quelli sono numeri, è la filosofia di gioco che conta. Se uno ha una filosofia di gioco che si gioca corto, fraseggio, ampiezza, e viene uno che gioca 4-3 in verticale, calcio lungo in avanti, senza fare fraseggio e ampiezza, può fare anche il 4-3, ma è tutto un altro gioco, è un altro sport. Va bene, grazie, grazie per il tuo intervento. Va bene, Mario. Buonasera. Mario. Grazie Mario, non so se volete dire qualcosa. Deve essere un po' polemico, perché vedete che Mario fa l'allenatore. No, non lo so. Il presidente, non lo so. Perché lo vedo molto preparato, ferrato. Però, sì, è preparato, infatti. Però, ma i giocatori sono quelli che fanno la differenza. L'allenatore ti può dare il 20, il 30, il 40, però sono quelli là che vanno in campo, i protagonisti sono i giocatori. Diciamo che non stanno bene, poi trovare la scusa, allora se vinciamo 5 partite e siamo al primo posto, che fanno un matrimonio? Se adesso stanno nervosi, poi si sposano. E il discorso è troppo, ognuno, io rispetto tutte le opinioni, però non sono d'accordo su questa cosa. Diciamo che è un momento che non sta andando bene niente, però non dimentichiamo che siamo campioni d'Italia e dobbiamo dimostrare e confermare di esserlo. Sera, mister, io inizio stagione feci un post su Instagram con la foto di Di Lorenzo. Perché dissi, nei momenti in cui, poi ve lo farò vedere, arriveranno le difficoltà, l'unica cosa che devono fare è abbassare la testa e guardare quello scudetto che c'hanno qua. Che quello scudetto che c'hanno qua rispecchia tutti i tifosi del Napoli nel mondo. Allora la carica deve provenire da là. Se poi ci sono altri problemi, questo non lo possiamo sapere, amen. Però l'unica cosa, abbassano la testa, guardano lo scudetto, che dopo 33 anni a portare lo scudetto a Napoli, chi ha giocato l'anno scorso resta nella storia per tutta la vita. La città, ormai la squadra è bianca, il mio allenatore bianca, Bigon e Spalletti. Io ho un'abitudine, compro l'almanacco del calcio praticamente ogni anno. Io l'anno scorso non l'ho comprato, sapete perché? Perché ho aspettato quest'anno, perché devo comprarlo con il giocatore del Napoli con lo scudetto in bello, bravo. Così sulla cover. Bellissimo, e allora, bellissimo, cioè, l'unica cosa, una guardo scudetto, è quello che deve dare la carica ai giocatori. Va bene, allora ragazzi, noi fra esattamente, ecco, dovrebbe essere già pronto il nostro Jenny, quindi proprio in chiusura, perché poi dopo voglio fare un giro finale, anche perché abbiamo... Eccolo, con tanto di scritta Braga, ma eri dietro quella cattedrale là che vedo con due campanili o è quella ne un'altra? Spiegami. No, dai. Quella è un'altra, allora in centro sto passeggiando per il centro storico, è nel raggio di...
500 metri quadrati, avrò incrociato almeno 4-5 di questi edifici sacri, chiaramente storici, seicenteschi, cinquecenteschi, veramente un centro storico che non conoscevo e che sto scoprendo in questi, insomma, questi minuti, e mi sta favorevolmente impressionando. C'è un bel passeggio, clima rilassato, e sì, mi sono messo in una location in cui si legge precisamente dove siamo, insomma, a caratteri cubitali, tanti turisti fanno foto. Era un saluto, insomma, almeno per oggi, saluto da parte di Club Napoli All News, Teleclub Italia, da Braga, e mi faceva piacere, insomma, condividerlo con i nostri telespettatori, con i tanti tifosi del Napoli che sono in attesa poi dell'evento clou che ci sarà domani sera. Per te. Io ce l'ho la domanda. Vai Diego, vai. Come festeggio vai, di San Gennaro? È bravo, La festeggia in giro per Braga. Allora, io tra qualche ora... Guarda, tra qualche ora mi sposterò allo stadio per respirare un po' clima pre-match. Però devo dire che le premesse e le promesse, insomma, del centro storico qui di Braga sono allettanti. Cioè, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani che... tanti bar che si può, insomma, dove si può, come diceva Francesco, mangiare e bere. Ho se no fatto rapidamente tranquillo la... San Gennaro mangio con voi figurati, questa figurati. Dove sono adesso, la chiesa che vedete alle mie spalle dovrebbe essere San João de Souto, mi perdoneranno la pronuncia gli amici portoghesi, ma dovrebbe essere San Giovanni di Souto. San Giovanni di Souto è un cattivo, sei un cattivo. Allora, ragazzi, sei... comunque è una piacevole sorpresa la città, mi auguro che anche lo stadio possa essere una piacevole sorpresa. Mi hanno già detto che è uno stadio particolare, insomma, dall'architettura particolare, non vedo l'ora di metterci piede, insomma, di... Conoscendoti e il tuo genere, quello stadio. Sì, molto vicini, sì, calciatori molto vicini ai tifosi, insomma, sicuramente un clima molto molto caldo, mi aspetto anche una massiccia presenza azzurra. Senti, Gennà, ti volevo chiedere, allora, vedo un leggero vento, quindi secondo te più tardi farà freddo, poi ci dici in questo istante che ore sono, perché poi sono le 5 meno... sono le 16:55 qui in Portogallo, le 17:55 così lo spieghiamo ai tifosi, no? Lo spieghiamo ai tifosi proprio per capire questa cosa, quindi questo era il match andrà regolarmente in onda in Italia per questioni televisive alle 21, qui saranno le 20, quindi si giocherà da te un pizzico prima. Esatto. Sì, ricorderai qualche anno fa invece le sfide di Champions o di Europa League o di Coppa UEFA addirittura, che si disputavano in Spagna e in Portogallo, spesso andavano in Italia intorno alle 21:30-22, perché poi qui erano, insomma, le 20:30-21. Va bene, va bene. Ti volevo chiedere il vento, mi hai chiesto del vento. Il vento tipicamente di un clima continentale, oceanico, pardon, insomma, c'è l'oceano Atlantico che dista, l'ho visto dall'aereo, disterà un 4-5 km, 10 al massimo da qui, quindi è un vento che spira costantemente durante tutto l'anno, è fresco, quindi immagino che quando andrà via il sole, dopo il tramonto, la temperatura scenderà sicuramente un po', però niente di trascendentale. Francesco, c'è il clima perfetto per vedere domani, mi ripeto, per vedere domani uno splendido match, considerando che in Italia si sta giocando ancora con i calciatori con le maglie letteralmente attaccate addosso, con un clima torrido, qui sicuramente i calciatori del Napoli troveranno un clima più favorevole per poter, speriamo, tornare un po' ai livelli della scorsa stagione, sì. Certo. Allora, ti rivediamo con Carlo Alvino più tardi dallo stadio, perché poi ti sposterai allo stadio. L'ultima velocissima, tifosi del Napoli 0? Tifosi del Napoli, quelli che ho incrociato in aereo arrivando qui a Porto prima e poi a Braga. Per il centro storico al momento non ne ho visti, ho incrociato qualche italiano, ma non sono qui per la partita del Napoli, io l'ho anche chiesto perché provate ad intervistarli, ma non erano tifosi del Napoli. Vedremo all'esterno dello stadio municipale di Braga se già qualche tifoso azzurro è andato in amascoperto, insomma, per sondare un po' il clima e per sondare un po' il terreno. Va bene. Allora, grazie a Gennaro D'Elena, che ritroviamo più tardi in collegamento, poi anche domani, insomma, domani sarà una super giornata con il nostro
con la nostra programmazione Champions. Ciao, ciao Jenny, grazie, ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao, buon proseguimento. Ciao, ciao, grazie. Allora, vi dicevo, domani sarà una giornata lunghissima, dalle 3:30 fino praticamente a notte inoltrata, ci sarà una lunga, lunga maratona. Mi raccomando, seguiteci dalle 15:30, veramente sarà domani una lunghissima maratona e aspettiamo il vostro seguito. Allora, non vi chiedo un pronostico, ma proprio 30 secondi ognuno di voi, ditemi che partita vi aspettate. Mister Di Lido, vai. Io mi aspetto i primi 15 minuti del Napoli bene, che poi si porteranno per tutta la partita. Andare già pronti e decisi. Subito partire non bene. Partire molli, bene, bravo. Sarà la forza di questa partita. Partire forte, tra virgolette. Va bene. Franci. Allora, il Napoli secondo me disputerà una grande partita. Sono incuriosito per quanto riguarda la formazione, perché secondo me ci saranno delle novità. Sia Cedonambi in difesa e forse pure qualcuno in attacco. Aspettiamo domani. Aspettiamo domani. Diego. Io ti dico che mi basta il risultato positivo domani. Neanche la prestazione. Al di là della prestazione, serve il risultato per dare coraggio, per dare forza a questi ragazzi. Poi la prestazione arriverà, questo è poco ma sicuro. Però il risultato, secondo me, la vostra formazione, quale potrebbero essere? Dimmela tu. Vabbè, io dico solo. La mia dobbiamo chiudere. Partire subito veloce, perché i portoghesi hanno un ottimo palleggio, una vernatura, e se li fai cominciare a giocare potremmo avere delle difficoltà. Allora dico, Nathan in difesa, Cagliuz al posto di Lobotka. Al posto di Lobotka. E Lidstrom, il titolare. Va bene. E allora io dico invece che secondo me serve, come hai detto tu, il risultato, ma serve anche un minimo di prestazione. Bravo. E allora grazie a Mister Di Lido, grazie a Francesco Orabona, grazie a Diego Marino, grazie a Federica in regia. Ci vediamo domani con Club Napoli News. Adesso c'è Carlo Alvino alle 18:15, collegamenti ancora con Gennaro D'Elena e chiusura della giornata con alle ore 21 con la conferenza stampa solo sulla pagina Club Napoli, Teleclub Italia. Forza Napoli e ciao!